Diversi testimoni presenti nella galleria che sostengono di aver visto in realtà una Fiat 1 bianca. La 1 bianca, che non so perché, ma la 1 bianca, quel true crime. C'è questa 1 bianca che eh, a loro parere si comportava in maniera strana. Il guidatore, ovviamente, non la macchina, però di conseguenza anche la macchina si comportava in maniera strana. E loro avrebbero visto un urto tra la Mercedes, dove c'era l'Edd, e questa 1 bianca. Buonasera ragazzoni, da me, da Mao, che dovete trovare e scovare nell'ambiente Ma è finito il Mao Si è messo lì da solo, ho detto, ne devo approfittare assolutamente perché è troppo bello che lui stia lassù finalmente E però lui è mobile, quindi dobbiamo approfittarne veloce veloce Allora, siete pronti a intrighi di corte? Ehm... Um non solo intrighi di corte, ma etichette, buone maniere, giudizi e cose incredibili e orribili, direi anche. Oggi parliamo della principessa eh, Diana, che tutti quanti conoscete, se non, eh, diciamo, la sua storia sicuramente di viso, eh, come, diciamo, icona, l'avrete sicuramente già vista e forse conoscete anche un po' la sua storia. Lei era famosa per essere una principessa tutta fatta a modo suo, cioè era assolutamente anticonvenzionale rispetto alla vita di corte, alla famiglia reale, che è molto più legata a, lo sapete poi, i in modi inglesi e tutto il resto, al perbenino, nascondere sotto il tappeto tutti i problemi, hai un problema, fai finta di non avercelo, che va bene lo stesso. Poca umanità, tanta immagine e, e anche grande distanza verso il popolo, no? Verso i sudditi. Invece, Diana, che è una che ha sempre vissuto il, il mondo, cioè, ha sempre calpestato i marciapiedi, cioè, andava a lavorare. Diana era una che comunque eh, cioè, puliva pannolini dei bambini, cioè, una che si sporcava le mani, era abituata. E non voleva starsene con le mani in mano, lei ha sempre desiderato utilizzare il suo ruolo e il suo potere per fare del bene, per fare soprattutto della beneficenza. Ma non le bastava farla a distanza: cioè ciao, ti lanci i soldi, basta, no. Lei voleva stare vicino ai poveretti, voleva stare vicino ai malati, voleva stare vicino soprattutto ai bambini, lei era molto legata ai bambini e faceva proprio presenza negli ospedali, toccava le persone, abbracciava i suoi sud. E lei era non amata di più, di più, per quanto riguarda ovviamente il popolo uh, di tutto il mondo, non solo inglese di tutto il mondo. Tant'è che fu lei a accrescere la fama della famiglia reale in tutto il resto del mondo. Cioè, si parlava di Diana, quando ormai della famiglia reale un po' ci se ne era dimenticati. Uh, si cominciava di nuovo a parlarne anche nel resto del mondo proprio perché Diana, Diana era diventata un'icona e non solo un'icona di stile ma un'icona di umanità una persona che la guardavano tutti come una matma cioè una, una grande anima no e tutti quanti dicevano ma che meravigliosa questa donna no? è bellissima è una principessa vive nei castelli delle fiabe in più è una bella persona, si impegna. Cioè, raga, le aveva tutte. Guardandola da fuori, ovviamente dici, dove, dove, dove è uscita una pepita del, del Dio? Eh, sì, peccato che... La nostra Diana in realtà non viveva proprio per niente una fiabba, non viveva una vita dorata, spensierata e felice come tanti di noi poi spesso danno per scontato vedendo persone molto abbienti. Bisogna anche un po' uscire dal preconcetto che eh, più cose hai, no? più sei ricco, più sei abbiente, più sei sborone e più eh, la tua vita è facile. E sei felice per niente, soprattutto se ricopri un ruolo come quello della principessa che era costantemente vittima del resto della famiglia reale. Perché comunque poi immaginatevi anche la nuova arrivata, eh, subito ha manifestato un comportamento anticonformista e diciamo io la chiamerei la principessa punk. Perché si è messa proprio contro anche la, la, la famiglia reale e le usanze della famiglia reale se si metteva da parte lei, cioè lei diceva: Vabbè, mando anche giù il rospo, obbedisco. Ma no, coi bambini. Lei si era imposta che i suoi bambini li cresceva come diceva lei: assolutamente punk, infatti. E quindi uh, ha dato del filo da torcere alla regina, alla regina madre. E quindi è stato un personaggio, diciamo, particolare. Ma adesso vi racconto tutta la sua storia dall'inizio. Così ci facciamo anche un'idea più precisa di cosa stava vivendo la povera Diana, perché Diana avrebbe, secondo me, avrebbe potuto avere una vita meravigliosa se solo non avesse sposato un principe. Perché era, non lo so, era una bella persona, aveva grandissimo cuore, talento, ma è stata rovinata proprio dalla, dalla famiglia reale. A mio parere, che poi l'epilogo, la, eh, no? la sua morte sia effettivamente un omicidio o meno, non cambia il fatto che lei fosse morta dentro. L'avevano già uccisa dentro. Poi chissà, magari l'hanno anche uccisa fuori, ma dentro l'avevano già uccisa. Come fai a organizzare una parata così gigantesca come un funerale reale in pochi giorni? Anche perché le persone non è che dicono o muoio pac, e poi muoiono e ti danno il tempo, no, purtroppo uh, muoiono da un momento all'altro quindi se si è in età molto avanzata o se ha una malattia terminale in qualche modo riesci a organizzarti altrimenti loro hanno dei progetti pronti, cioè hanno già lì il funerale pronto infatti uh, quando è morta Diana per riuscire a farle il funerale, poi anche lì sul funerale ce ne sarà da dire eh, hanno utilizzato quello che era già pronto per la regina madre. Cioè, la regina madre, mi lasciò, ma, ma, ma era il mio funerale, ma io se muoio. Che facciamo? Ma stai bene, zia! Allora, siete pronti? Cominciamo dall'infanzia! Allora, la famiglia di Diana che eh, vi ricordo, nasce il primo luglio del millese... 1961 a Sundringham nel Norfolk. È la famiglia Spencer, infatti lei originariamente si chiama Diana Spencer e la famiglia Spencer è una delle più antiche e importanti famiglie britanniche e tra l'altro da generazioni e generazioni erano strettamente legati alla famiglia reale, quindi c'era già come dire una un'alleanza un tra queste due famiglie, diciamo. Ecco che Diana effettivamente, per quanto non piacesse poi a posteriori alla famiglia reale, è stata scelta dalla regina madre per il suo pedigree. Adesso eh, è bruttissimo da dire in, questo, in questi termini, però ragazzi, mi dispiace. Ma il termine è adatto anche considerata la mentalità con la quale portano avanti queste cose. Che io posso capire che è bello, no? È bello avere la famiglia reale, lucente e splendente, il castello e tutto bello che tu voglia dare questa così idea romantica no? ma non sulle pelli non sulla pelle delle persone, cioè tu non puoi davvero far vivere una, una principessa, una contessa una regina, un principe o un re in quel modo ma fai, fai finta no? fai un po' come gli attori quando vai a fare le presenze pubbliche fai il fighino no? però poi quando torni a casa mi sembra assurdo che tu non possa condurre la vita come vuoi o non possa semplicemente eh, lavarti i denti da sola. C'è cioè, gente che gli metteva il dentifricio su, sullo spazzolino. Lei è anche parecchio disturbata da tutti questi modi di. Cioè, lei non era più libera di fare niente. Non era più libera di. Uh, cioè, era sempre sotto osservazione, sempre scortata, sempre. Cioè, Di Diana, a un certo punto non ne poteva più. Perché diceva: Posso stare un po' da sola con mio marito? Così è eh, un, un minuto zero privacy, esatto, zero privacy, controllo totale da parte della famiglia. E lei, poverina, era una che comunque ha sempre ambito alla sua indipendenza. È sempre stata una ragazza intraprendente e con sogni di indipendenza. Ma purtroppo, quando sposi un principe a 19 anni, e all'inizio, ovviamente, hai 19 anni, sei una bambina praticamente, una sposa bambina! E sogni il principe azzurro! Wow, che bello, non aveva minimamente idea di quello che le stava accadendo! per succedere. E anche lei, infatti, in diverse interviste diceva eh, forse avessi avuto qualche anno in più o avessi osservato un po' meglio, no? Cosa mi, cosa mi stavo per mettere, non lo avrei fatto. Tanto che lei ricorda che prima del matrimonio ci pensò, cioè disse, ma mi tiro indietro, mi tiro indietro, e eh, invece... Sì, Carlo 13 anni in più di, di Diana, sì. Eh, sì, oggi lei avrebbe è nata nel 61 quindi lei oggi avrebbe 61 anni comunque tornando un attimo all'infanzia così brevemente vi parlo un po' dell'infanzia di Diana lei racconta di aver avuto un'infanzia tremendamente triste fatta di assenze e abbandoni quindi estremamente soli soli solitaria e priva di affetto perché i suoi genitori non andavano d'accordo ma stanno insieme, quindi eh, la dinamica in famiglia era che la madre era sempre depressa, sempre in lacrime. Il padre non voleva assolutamente risolvere i problemi con la moglie cioè tutte le volte che eh, la moglie sollevava una problematica, voleva essere ascoltata per un qualche suo disagio, il padre eh, le chiudeva, la, cioè il padre, il marito, eh, le chiudeva la porta in faccia, non rispondeva alle domande, si allontanava ed evitava no, di affrontare il problema. Vorrei che vi ricordaste questo elemento, perché mi ha, mi ha ricordato tanto Carlo, il principe Carlo, perché vedremo che effettivamente Diana... Nel matrimonio con Carlo soffrirà proprio questo problema. Tra gli altri, il fatto che Carlo si sottraesse a qualunque tipo di discussione. Cioè, se lei aveva un problema, aveva un malessere, voleva parlarne con lui, lui diceva: No, dai, io non ho tempo, adesso vado a cavalcare. E vabbè, le solite robe che c'hai da dire, adesso io vado a giocare a golf questo era pusi l'anime esatto questa è una, di una dinamica purtroppo che eh, esiste in molte famiglie e effettivamente fa specie vedere come Diana ricalchi lo schema per cui ha beccato il marito con lo stesso problema del padre ma c'è anche da dire che qui è difficile pensare che sia stata lei a sceglierselo simile perché cioè come dire, lei era in lizza come tante altre a corteggiare un principe, quindi non è che, che l'abbia proprio, diciamo, scelto così, no? Perché lo ha visto e si se... Se è innamorata, cioè un po' è stata anche indotta, no? Comunque... Mio padre è identico al padre di Diana, Diana Spencer. Sappi che non sei solo, ci sono molti coi padri così, mi dispiace. <ride> Ricordo un'intervista fatta a Diana e Carlo dove il giornalista chiedeva: Siete innamorati? E Diana diceva di sì. Mentre Carlo... No, Carlo, sai cosa ha sempre risposto la Clappe Pepper? Carlo rispondeva... Um, whatever, uh, whatever loves means, cioè praticamente qual qualunque cosa voglia dire am amore. Ma siete innamorati? E lui diceva: Sì, qualunque cosa vuol dire amore. E questa, questa frase l'ha ripetuta più volte, Carlo, eh. Cioè, era un po'. lui pensava di essere simpatico, probabilmente, perché quando la diceva, faceva anche il. <ride> Dai che arriva le risate. E lui ogni tanto, quando faceva i discorsi, Carlo, vedevo che ricercava proprio la risata, cioè, faceva un po' lo stand-up comedian, no? Sì, faceva lo splendido. <ride> E... Ed era contentissima quando il pubblico rideva, no? Però quando ha detto questa frase nessuno ha riso, l'ho visto che c'è rimasto un po' così. Però forse, forse sono cose che ho letto soltanto io. Era British humor? Forse sì, forse era British humor nella sua testa. Però certo, uh, umorismo non umorismo non è certo una bella cosa da dire. Soprattutto se poi... Ti comporti esattamente da persona che non gliene frega niente della moglie. Andando avanti, durante l'infanzia di uh, Diana, i suoi genitori a un certo punto decidono di separarsi, ma è la madre che in realtà abbandona il tetto coniugale. Quindi la mamma prende la macchina e uh, lascia la famiglia. E Diana ha detto che ricorderà per sempre il rumore proprio delle ruote sulla ghiaia della macchina di sua madre, perché quella è stata diciamo proprio l'ultima volta in cui ha vissuto con la mamma. E se prima insomma lei e i suoi fratelli andavano a trovare la mamma tutti i weekend, man mano che la madre si rifaceva una nuova vita gli incontri erano sempre meno, perché poi lei si è risposata, ha avuto un'altra famiglia. E quindi la piccola Diana si è sentita sempre più dimenticata. D'altra parte, è stata affidata al padre. Ma il padre ha due anni di esaurimento nervoso con depressione profondissima. Quindi, se da una parte hai la mamma che se n'è andata e poi la vedi sempre meno perché si rifà una vita e chi dovrebbe prendersi cura di te non è in grado di prendersi cura nemmeno di se stesso, provate a pensare al vuoto che ha sentito questa bambina. Cioè, proprio questo senso di uh, assenza, di solitudine, di abbandono. Comunque, lei a 9 anni viene spedita in collegio e rimane là fino ai 16 anni. Quindi, lei praticamente viveva in questo collegio. Quindi abbandono ulteriore. Diana non era molto brillante negli studi, cioè le piacevano un po' tutte le materie, così però non era diciamo una studentessa provetto, ecco, e ha avuto anche molte difficoltà nel prendere la maturità. Però, d'altra parte, aveva un grande talento per la musica, che suonava molto bene il pianoforte, per il nuoto e per la danza. Per la danza si è impegnata tanto che aveva deciso a un certo punto durante la sua adolescenza di farlo di carriera, di professione, di fare la ballerina classica. Poi però anche questo sogno ha dovuto spezzarsi perché Diana è diventata troppo alta e penso forse troppo. Uh, robusta, ma di struttura, non, non di peso. Di struttura per fare la ballerina classica. Per un periodo riuscì comunque a lavorare come insegnante di danza classica. Lei uh, aveva una, una classe di bimbi alle prime armi. Ma vi parlo prima dei suoi 19 anni. Eh, quindi vuol dire che ne aveva boh, 17 quando faceva sto lavoro. E che poi in seguito ebbe un incidente di sci perché lei è anche molto brava a sciare. Che eh, insomma, le mobilizzò una caviglia e quindi fu costretta a lasciare il lavoro da insegnante di danza. Dopo il liceo, lei frequenta una scuola di perfezionamento in Svizzera. Io non ho capito bene che tipo di scuola sia, sono sincera. Ma qui lei impara le materie che impara sono etichetta, gastronomia e galateo. La scuola di Bonton esatto, esatto. Non è cucina, eh, ragazzi, non è cucina, gastronomia e galateo. Ora, la sua vera passione, comunque, saranno sempre i bambini. E lei adorava appunto i bambini fin da ragazzina, insomma, era appassionata. Faceva babysitter, voleva sempre stare accanto ai suoi eh, parenti più piccolini. E infatti dopo la scuola, di buone maniere, va a Londra e incomincia a lavorare come bambinaia. E eh, diventa poi assistente presso un asilo nido. Quindi lei, per quanto. D'altra parte, questa cosa mi ha colpita. Non so se è una scelta di Diana o della famiglia di Diana o se lo fanno tutti. Ma. Mi ha colpita il fatto che una famiglia così ricca e così benestante. Eh, lei proveniva da una famiglia così ricca e benestante e comunque andasse a lavorare tutti i giorni su una macchinina che vi giuro era la macchinina che, che forse qualche nonna ancora ha adesso. Una, ma una macchina proprio da se semplicissima, non costosa, ecco quello che intendevo. Viveva in un appartamento con tre amiche eh, migliori amiche, eh, coinquiline. Un piccolo appartamentino in quattro. Quindi non è che facesse la vita da ricca, anzi, anzi, ha fatto la vita che abbiamo fatto forse tanti, tanti di noi. Eh, forse era anche una sua scelta proprio per essere indipendente, cioè della serie, no? Non voglio che uh, la mia famiglia continui a mantenermi, ma mi, mi faccio il mazzo e porta a casa sono i soldi con cui vivere, mi sembrava una... Un ragionamento più che lodevole. Quando è stato il primo incontro con Carlo? Nel 1977, quando Diana aveva appena 16 anni. Il, si conobbero in realtà perché Carlo frequentava la sorella maggiore di Diana, ovvero Sara, anche Sara ovviamente approvata dalla regina madre, poiché il pedigree è lo stesso. Diana a quell'epoca era veramente una ragazzina ruspante, cioè... Eh, se la sua sorella Sara era già una donna comunque ben uh, inserita diciamo in società uh, che appariva in tutto e per tutto una donna in cerca di marito lei a 16 anni non era per niente super sviluppata anzi andava un po'... Mh, era tutta timidina, era un po'... così si autoescludeva dalle situazioni, era disagio, era, era un po' disagio esatto quindi Carlo non se la caga di striscio, anche perché aveva 16 anni, Carlo ne aveva eh, 29 e forse non era proprio il caso. E infatti Carlo in quel periodo diciamo che si era goduto la sua vita da scapolo, anche perché Carlo era noto per essere uno che aveva le avventure, eh, 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 non che i figli poi abbiano... Mm, io mi ricordo sempre di Henry... Vi ricordate quando ci fu quell'estate eh, in cui scoppiò lo scandalo che Henry. Eh, faceva, pa passava da una ragazza all'altra, faceva i festini eh, e c'erano le sue foto. Uh, non so se fosse drughe o okay, che, ma veramente sfattissimo, distrutto. Diciamo che Carlo non a quei livelli lì, perché Carlo ha sempre mantenuto l'etichetta, nel senso, la decenza. L'immagine sia mai che mi vedono drughe. Però anche Carlo si faceva fotografare con due ragazze insieme. No, cose, cose. Ma era sotto pressione perché a 29 anni, ragazzi, a 29 anni, un principe deve sposarsi e smettere di fare lo scabolone. Allora, siete ancora così tristi di indossare babucce dell'OVS e bere tavernello? Io direi di no. Cioè, Preferisco poter fare lo scapolo fino all'età che mi pare e va fandonia e, e bere cose, vivere nella miseria, ma veramente, eh, vivere nella miseria. Il nostro Carlo stava per scadere nei 30 anni, quindi deve diventare un uomo serio e cercare di fidelizzare il suo Pippo a una donna sola. Ma questa donna deve essere... Attenzione! Aristocratica, bianca, protestante, vergine. Queste erano le cose dalle quali non si poteva assolutamente uscire. Bianca, non so, vi, vi risuona qualcosa? Stanno cambiando le cose ultimamente. Wow! Bianca, protestante, aristocratica e vergine. Vergine, vergine, sì. Doveva essere vergine. E qual era il problema di Carlo? Che Le aveva sverginate tutte. Non poteva più sposarne nessuna. Sto scherzando. Ovviamente questa è una battuta. Però eh, stavano cominciando a scarseggiare le vergini aristocratiche. Attenzione, perché va bene tutto questo, ma in realtà doveva anche essere giovane, timida, manipolabile e fragile. Meglio: cioè nel senso, non, non troppo, no, cioè no, non come dire. Fragile in senso manipolabile, in questo senso, sottomessa, ecco, sottomettibile. Cosa che purtroppo l'amore della vita di Carlo non era. Vi ricordate? <ride> Anzi, ci ricordiamo, visto che sono adesso finalmente insomma, hanno coronato questo amore che andava avanti veramente da una vita, la nostra Camilla. La Camilla c'è sempre stata, la Camilla c'è sempre stata accanto a Carlo. Non, la, non si sono mai veramente lasciati, mai. Camilla Shand è il suo nome originale. Carlo era innamorato dal, di lei dai tempi dell'università. Tra l'altro poi durante la relazione con Diana loro due non si lasceranno mai, non si lasceranno mai, cioè poi non si è capito esattamente se davvero si concedevano sessualmente o se era solo una cosa platonica. Uh, però sicuramente desideravano entrambi essere l'uno nelle mutande dell'altro e adesso poi vedremo anche nello specifico cosa intendo con mutande. Camilla tra l'altro a un certo punto si è pure sposata con questo Andrew Parker Bowles perché ha detto cioè io sto qui a aspettare Carlo ma Carlo non mi può sposare quindi io me sposo con un altro. In realtà ragazzi dal 1978 anche se sia Camilla che Carlo erano relativamente sposati con altre persone, continueranno ad avere la loro relazione clandestina. Che poi clandestina come il segreto di Pulcinella, ma ok. Infatti nel 78 Carlo molla la sorella di Diana Sara perché Sara aveva fatto un'intervista. In cui aveva, se lasciata, come dire, se l'ha lasciata un po' andare e Aveva rivelato un segreto scottante su Carlo durante questa intervista Cioè eh, ha detto perché a lui piace che le ragazze eh, con cui va a letto, insomma con le sue fidanzate lo chiamino Signore. E quindi, dai, rivelare che anche questa cosa effettivamente è un sacco da Narci. Cavoli, è Narci, avete ragione voi. Cioè, uno che si vuole far chiamare Signore dalla ragazza che sta frequentando. Adesso posso capire che sei il principe, fatti chiamare principe. Quindi, giustamente, lui, offeso perché è uscita questa indiscrezione, molla uh, Sara. E dall'estate del 1980 comincia a frequentare uh, Diana pubblicamente. Poi prima magari non so. Qui Diana aveva veramente solo 19 anni e non aveva mai avuto un fidanzato. Cioè, pensate a tu che avrai dato forse un bacino per sbaglio a qualcuno. Non hai mai avuto una relazione con nessuno. Sei vergine. Uh, vai vedi questo uomo. Per 12 volte, perché loro due si vedono 12 volte e decidi di sposarti. Cioè, comunque fare 12 uscite per, per poi decidere di sposarsi. Ah aiuto, infatti! <ride> comunque, in quel periodo Carlo parlava con i suoi amici e diceva di essere sì attratto da, Dai da Diana e che la riteneva giusta da sposare ma non era assolutamente innamorato di lei e poi lui disse ma sì ma anche i miei nonni all'inizio non si amavano perché era un matrimonio combinato ma poi col tempo magari vien su però questa cosa che Carlo non sia mai stato realmente innamorato di Diana emerge davvero da tanti 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 segnali inizialmente Diana soprattutto durante le prime frequentazioni eh, Diana appare una ragazza dolce, timida, molto dimessa e piaceva tantissimo alla regina madre anche come personalità, proprio che effettivamente è stata lei poi a ehm, suggerire a Carlo di chiedere di, di sposarla. Quindi è stato alla fine una roba combinata. E raga, durante il periodo del corteggiamento, Diana ha dovuto eh, far fronte a una pressione mediatica alla quale non era assolutamente abituata. Cioè, pensateci. Lei quando frequentava Carlo, anche quando veniva invitata ehm, alla casa reale, diciamo, lei continuava a vivere nel suo appartamentino, andare a lavorare tutte le mattine col suo macinino, con le sue coinquiline, e faceva la sua vita, anche se ogni tanto no, usciva col principe Carlo. E che cosa successe? Che dalla sua prima apparizione pubblica, poi, c'aveva tutti tutti i paparazzi costantemente sotto casa, ma accampati con le tende con le roulotte con che gli faceva gli zoom addirittura dentro la finestra della camera da letto quando si cambiava e lei lì era completamente da sola, perché non poteva non aveva nessuno che le dicesse come gestire questa situazione, come interagire con la stampa, cosa dire, cosa non dire, uh, come magari allontanarli, come si sarebbe potuta tutelare lei per poterli allontanare. Era da sola e in più, di certo, non voleva lamentarsi perché si sentiva iper fortunata ad avere no, il favore di, del principe che dice anche. Stai zittina, sopportalo, no? Perché eh, è il prezzo da pagare, no? Per poi sposarti il principe. Però ragazzi, erano con Diana i giornalisti. Poi questo è il primo capitolo della questione giornalisti e fotografi. Ma Diana ha avuto dei grossissimi, enormi problemi. Per lo più a causa della, della stampa dei giornalisti. Soprattutto i paparazzi. Cioè proprio er gossip, ok? E lei... Lo ha fatto notare a più riprese il fatto che eh, non ce la faceva più per la pressione mediatica, che non ce la faceva più di sentirsi costantemente una preda che cerca di scappare da questi giornalisti, da questi fotografi. E viveva nella costante ansia di essere sempre fotografata, sempre inseguita, sempre stalker. Questo è stalking, ragà, eh? è stalking, ma nonostante pregasse anche eh, pubblicamente la stampa di lasciarla un po' stare, non è mai cambiato niente, fino al punto che io credo sia morta, eh, non, non, credo che, cioè, non solo io lo credo, in parte è morta per colpa dei giornalisti e dei fotografi che la inseguivano. È morta per questo, è, eh, è, si è ammalata per questo, è andata in depressione, è andata in ossessione, è andata in paranoia ha tentato il suicidio e alla fine c'è pure morta. Quindi ragazzi, la questione di Diana con la stampa è molto importante ed è molto grave. È dimagrita tantissimo, ma non è solo dimagrita ragazzi, lei soffriva di bulimia, poi lo ha detto, lo ha, lo ha rivelato, che aveva questo disturbo del, dell'alimentazione veramente pesantissimo, questa bulimia nervosa. Uh, pesantissima, poi lei rimaneva, cioè bulimia e anoressia insieme, aveva entrambe le cose perché stava per lunghi periodi senza mangiare, poi faceva grosse abbuffate e uh, rimetteva tutto. Il 6 febbraio del 1981 Carlo invita Diana, Diana al castello di Windsor e le chiede di sposarlo. Lei accettò immediatamente. Tra l'altro, mi è piaciuta molto l'intervista quando hanno chiesto a Carlo: Carlo, com'è stata la domanda di fidanzamento, la proposta di fidanzamento? E lui ha risposto: Beh, io le ho chiesto di sposarmi, e lei ha detto di sì. Cioè, tipo subito. Oh, ok, Carlo. Carlo era molto romantico, devo dire. Eh? Cioè, proprio. Romanticissimo. Dopo due settimane diedero l'annuncio delle nozze. C'è da dire che Diana, quando uh, Carlo gli ha chiesto di sposarsi, ha scelto un anello di fidanzamento. Io, raga, non so come funzionano queste cose, cioè, l'ho imparato dai film perché ovviamente la vita non mi ha messo davanti a proposte di matrimonio, grazie al cielo. E l'ho imparato nei film. E nei film ci sono persone che. L'uomo. Fa la proposta sempre l'uomo, Che la trova una cosa estremamente patriarcale, per amor di Dio. Possiamo cominciare a fare proposte anche noi, donne? Eh? Comunque. Eh, l'uomo va, compra un anello. E poi, insomma, lo sceglie l'uomo. E questo anello rimarrà al dito della, della moglie poi. per un sacco di tempo quindi. Mentre alcuni ci vanno con la fidanzata, così è lei a scegliere l'anello. Anche perché se lo deve mettere al dito e portarlo tutta la vita, teoricamente. Cioè, com'è che si fa esattamente? Non, non so quale sia la regola. Comunque, in questo caso, Diana ha potuto scegliere il suo anello dai gioielli di corte. E scelse come anello di fidanzamento un anello in oro bianco con 14 diamanti. Che coronavano un grosso zaffiro da ben 12 carati, che è l'anello che vedete in questa foto. Mi ha stupita, perché non lo sapevo, quindi io da somma ignorante, mi ha stupita che dal 2010 questo anello è al dito della uh, Kate, della Kate Middleton, ovvero la duchessa di Cambridge. Moglie di uh, William, nonché figlio di Diana. Quindi, essenzialmente, la sonora porta il suo anello. Che è una cosa molto carina in realtà, cioè la trovo veramente una cosa bella, questa è romantica, questa è romantica. Ok, subito dopo il fidanzamento Diana, Diana lascerà la sua casettina con le coinquiline, che sarà, io penso, l'immagine che lei ha pensato più spesso, cioè quanto era bella la sua vita prima. Si trasferisce quindi nella suite a Buckingham Palace, dove studia. Protocollo reale. Allora, io qui ho volato. Quando ho detto questa cosa vi giuro, ho volato. Perché protocollo reale implica: ti insegnano come parlare in pubblico, come salutare e come trattare con la servitù. Allora, tutto molto bello. La lezione su salutare mi è piaciuta moltissimo. Perché mi sono immaginata no, la regina che va da Diana e fa: allora. Lezione numero uno di salutare: ruota di 180 gradi il tuo polso in questo modo. No, via, yeah, Diana, Diana, no, hai ah, il polso sto, dritto così, dai, no. dai capito? Mi hai così, brava, brava. Ora ripetilo 60 volte, ok? Domani sei qua per la lezione 2 impariamo a salutare con la mano sinistra, cioè io me la immagino così veramente, vi giuro. Mi giuro! Esammi di salutare due! non è vero, Elisabetta non avrebbe urlato! No, è vero, però davvero! Cioè, ma che è? Lezioni di salutare! E come trattare con la servitù? Ora, io ma sto scherzando, eh, ovviamente, gli humor inglese, eh, perdonatemi Uh, come trattare con la servitù, cioè, praticamente, c'erano questi che, non so, gli insegnano come disprezzarli meglio. Non lo so, come, come rispondergli male. Come ordinargli le cose. Come, perché, anche, cioè. C'è anche da dire che la servitù non si è mai espressa più di tanto. Esatto, cioè, la fanno entrare nella stanza dei giochi con la servitù, tutte le fruste, tutte le armi da usare contro. No, scherzo, ovviamente. Scherzo. Cioè della serie, come trattare quella servitù? Allora, non toccarli perché sono indegni e immondi, uh, Non chiamarli mai per nome, questo non sto scherzando, davvero, non si potevano chiamare per nome. Uh, i, I servitori Ma penso solo per uh, cognome immagino Mentre Diana aveva imparato in... Anzi forse alcuni non sapevano neanche come si chiamassero Ma Diana uh, aveva stupito la servitù Perché lei conosceva i nomi di tutti E li chiamava per nome Ma c'è da dire che Diana Come vi ho detto prima Era una tipa un po' punk Era una tipa Molto indipendente, che voleva ragionare con la sua testa e non farsi dire dagli altri cosa fare e cosa non fare. E quindi, nonostante tutti gli insegnamenti che le vennero impartiti, Diana diede subito, diede subito prova del suo anticonformismo quando, <coughs> alla sua apparizione pubblica, la prima sua apparizione pubblica post fidanzamento, si presenta a un ricevimento al Goldsmith Hall di Londra. Indossando questo vestito. E uno dice, bello? No, non andava bene perché era nero. Innanzitutto, nessuno può portare il nero se non è in lutto. Allora lei racconta questa scena in cui Carlo, prima di entrare, ovviamente, troppe spalle, esatto, cioè, queste spalle, eh, Carlo, prima di entrare al ricevimento, uh, le ha detto, beh, non verrai mica vestita così. E lei fa, sì, perché? Perché è nero l'abito? E lei fa: Sì, è nero. Mi, mi sta bene, Sennisce. E, e lui le dice: No, tu non puoi indossare il nero perché solo se sei in lutto puoi. Io penso che in quel momento Diana si guarda in giro e fa: Ho un parente da far fuori in questo momento? Un parente, un amico? Qualcuno? qualcuno. No, perché veramente ti viene a dire? Però lei nonostante fosse stata mortificata da questo motivo, lei insomma era tutta agitatissima perché già era stata mortificata da Carlo per questo motivo e in più tutti la guardavano perché aveva questo vestito. E questo vestito era considerato troppo scollato e troppo stretto, cioè eh, sostanzialmente si, si vedeva il décolleté, si vedeva questa cosa qui che poi tra l'altro non vedremo più la parte di Diana perché forse nel vestito... Con cui ballava con John Travolta, quello lì, sì, quello era scollato anche quello, ma in realtà, in rarissimi altri casi, ha uh, potuto mettere qualcosa di sexy. In realtà, era sempre tutta a accollatissima, eccetera. Molto Blair Waldorf um, in Benino, ok? Carlo e Diana si sposeranno mercoledì 29 luglio 1981. Matrimonio seguito in mondovisione da ben 750 milioni di persone. Giusto per farvi un paragone, per farvi capire quanto poteva essere amata uh, Diana? Se il matrimonio è stato seguito da 750 milioni, il funerale è stato seguito da quasi 2 miliardi di persone. Cioè praticamente eh, due esseri umani su sette esistenti. Praticamente uno su due... La metà degli esseri umani presenti sul globo stava guardando i funerali di... Diana. Comunque, no, per far vedere anche no la differenza di quanto lei eh, in 16 anni si sia fatta amare. Il 5 novembre dell'81 venne ufficialmente annunciato che Diana era in attesa del primo figlio, William, e nel gennaio del 1982... Diana era incinta di 12 settimane, quindi di, era il terzo mese, un periodo piuttosto delicato che superato quello, poi eh, di solito si può dire che si è davvero incinta o meno. Però succede una cosa molto grave: perché si trovava. Ehm, Diana insieme a Carlo si trovavano a Sandringham dove la famiglia reale solitamente trascorre il Natale, e Diana cadde. Da uno scalone, dallo scalone principale rotolando e quindi eh, mettendo a, a serio rischio il bambino. Quindi venne subito chiamato il ginecologo reale, tale Sirge George Pinker, che accorse da Londra per prestare soccorso a Diana. Lei aveva molte eh, con contusioni, aveva, insomma, aveva sbattuto la testa, aveva sbattuto, ha fatto diversi lividi. Ma fortunatamente il feto eh, stava bene. Anche perché lei doveva mettere al mondo un futuro principe. E quindi era importantissimo che lei eh, partorisse in salute, erede al trono, esatto. Quindi ovviamente la preoccupazione principale è stata quella di chiamare subito un ginecologo, non un medico per curare i danni a lei. No, no, era tutto sul, sul feto. Ma dettagli. Comunque la caduta. Inizialmente viene considerata da tutti accidentale, cioè sono anche i, gli articoli di giornale no? che dicono oh mio dio a rischio, mio dio grande paura, fortuna tutto bene, caduta. Ma più avanti Diana rivelerà che in realtà quello è stato il suo primo disperato tentativo di attirare l'attenzione del marito. Perché ancora una volta eh, lei stava male, voleva parlare con lui e lui se n'è andato a farsi i cavoli suoi. E tra l'altro, nonostante lei sia caduta, non è che lui se ne sia preoccupato più di tanto, è andato comunque a caccia. E questo è veramente pazzesco. Comunque, per quanto riguarda il parto, da Diana si impose sulla famiglia reale e ha fatto bene perché, come vi dicevo, lei era ehm, sia condiscendente se si dovesse trattare di se stessa, ma quando si parlava di bambini, lei era intoccabile. Cioè, doveva decidere lei. Eh, assolutamente no i protocolli reali. Sono io la madre e si fa come dico io. E su questo si è sempre molto imposta con successo, cioè c'è riuscita. Una cosa magica, incredibile. Allora, la prima decisione che prende di testa sua è di partorire in un ospedale pubblico anziché in casa. Perché la famiglia reale ha sempre sfornato tutti i suoi bambini all'interno del palazzo. Con le ostetriche e i medici reali. Mentre Diana ha detto: no, io mi sento più al sicuro in un ospedale pubblico. Ma giustamente, giustamente anche perché sono strutture sicuramente meglio organizzate. Il secondo figlio, Henry, nacque il 15 di settembre del 1984. Per entrambi i bambini, sia uh, William sia Henry, è stata lei a scegliere i nomi. E anche su questo si è imposta perché se non sbaglio uh, volevano dargli un nome con la A, particolarmente aulico e antico, antiquato che a lei non piaceva proprio per niente, ha detto "No, no, no, voglio dei nomi più fresh". Tra l'altro, quando rimane incinta di Henry, uh, Carlo diceva sempre di volere, sì, una cosa come Albert, mi sembra, um, però mi ricordo Arthur, forse. Vabbè, comunque se digitate lo trovate, adesso me lo sono dimenticata un attimo. Fatto sta che eh, quando lei rimane incinta del secondo genito, eh, Carlo sogna di avere una bambina, perché ha già avuto il bambino, e quindi avrà una bambina. Ora, solitamente invece ci si augura che anche il secondo genito sia un maschio, poiché è eh, considerato il cosiddetto sostituto, cioè se erede al trono... È sempre bene che no, nasca un maschio perché quello poi, il primo maschio va all'erede al trono, ma se succede qualcosa all'erede al trono c'è il sostituto, ovvero il secondo figlio maschio. Poi tutti gli altri come vengono, vengono. Però Carlo voleva la femmina, Carlo voleva la femmina, la femmina, la femmina, la femmina. Il problema è che invece Diana era incinta di un altro maschio. E Diana era così vittima della pressione del giudizio e ehm, come dire spasimava per poter avere l'approvazione di Carlo, avere l'approvazione anche della famiglia reale. Cioè, lei era vittima davvero. Cioè, per quanto potesse essere eh, in certi punti eh, quella mamma no, in, intraprendente che dice: No, mio figlio ci penso, io faccio come dico io. Però in cuor suo per quanto riguardava lei stessa soffriva moltissimo del giudizio che non era mai positivo nei suoi confronti. Quindi lei cercava sempre di fare di tutto per riuscire a ottenere l'approvazione della famiglia reale e soprattutto di Carlo. E quindi quando lei scoprì che in realtà il bimbo di cui lei era incinta era un maschio e non una femmina come voleva Carlo, lei lo tenne in segreto perché si vergognava, cioè lei pensava che fosse un suo difetto. Un suo problema è che Carlo l'avrebbe denigrata ancora di più Se scopriva che portava un, un maschio Veramente, poverina E insomma, quando Henry nacque Le prime parole che ha detto Carlo a Diane sono state Ah, è un maschio E c'ha pure i capelli rossi Henry, io eh, cioè, non oso mettermi nei panni di Henry Che diventa un uh, giovane adulto E legge queste cose e scopre queste cose. E per consolare la povera Diana, che tra l'altro... Cioè, altro che depressione postpartum qua, c'era cioè, proprio la disperazione. C'hanno cioè, fatto una religione sulla colpa delle donne sul non dare eredi. Già, Emma. Lei viene di da due degli eredi. Cioè, la famiglia reale era ben contenta che fosse un maschio in realtà. Era solo Carlo che aveva così la sua uh, idea della famiglia mulino bianco che deve essere uh, il maschio e la femmina. Però, cioè... Amore del cielo, anche per la questione della crescita dei bambini, solitamente per tradizione all'interno della famiglia reale ci sono le cosiddette bambinaie reali che sono quelle eh, eh, che si occupano appunto della puericoltura di questi bambini, no? del, dell'educazione e eh, di curarsi proprio di questi bimbi. Ed era tutta affidata a loro la cura dei figli, cioè solitamente i reali non passavano tempo a educarli e pulirli, lavarli, non lo so. Ci passavano giusto un po' di tempo libero, mentre gli insegnavano, non lo so, a cantare o a tenere la mano esattamente così quando si saluta, però non passavano per niente tempo con i bambini, cioè i genitori, i parenti, non è che passassero molto tempo con i bambini, se non per fare le foto o i video promozionali della famiglia, quando stiamo belli tutti insieme, no? Questo. Per il resto stavano sempre con le bambinaie. Diana però dice... No, Diana dice il, il, il membro, cioè, no, assolutamente. Io i figli uh, li voglio crescere, voglio stare con i miei bambini e voglio dare a loro tutto quello che io non ho mai ricevuto e che so che è fondamentale per un bambino, anche perché lo sappiamo. Lei era anche educatrice no? Al, all'asilo nido, era una che è sempre <coughs> stata molto interessata all'educazione dei bambini. E quindi lei si è eh, dedicata totalmente ai suoi figli, che erano la sua unica gioia. E infatti, lei è anche ricordata da tutti, famiglia reale compresa come un'ottima madre. Davvero. Il suo ruolo di madre, c'è cioè una cosa sulla quale, eh, diciamo, nell'opinione pubblica, nella famiglia reale, si è mai scontrata, eh, è proprio questo: cioè, il ruolo di madre di Diana, che era proprio esemplare, devota e affettuosa con i suoi bambini, quindi potete anche immaginare i poveri William e Henry che adesso noi vediamo come due omacioni ma erano bimbi quando è successo, quanto possono aver sofferto, cioè in una famiglia come la famiglia reale che li lasciava costantemente soli con le bambinaie eh, o soli con altri insomma membri della servitù, con genitori totalmente, eh, un padre totalmente assente, Famiglia schiva, i sentimenti che schifo. Poi c'aveva la mamma super dolcissima. Quindi immaginate quanto si fossero legati anche questi bambini alla mamma. Non lo so, probabilmente eh, come raccontava Diana, all'interno eh, del palazzo reale non c'erano davvero delle relazioni umane. Cioè le persone facevano più o meno ognuno i cavoli propri, erano tutti così presi da dover apparire pubblicamente. Altra cosa che fece Diana di imposizione sua rispetto all'educazione dei figli, lei licenziò la governante reale e ne assunse una di sua scelta. Tra l'altro sarà lei a scegliere la scuola che i bambini avrebbero frequentato, sarà lei a scegliere come i bambini andavano vestiti a scuola. E anche come andavano vestiti alle uscite ufficiali. Diana tra l'altro accompagnava personalmente i bambini a scuola come qualunque altra madre. E io ero lì che dicevo, eh ma perché non lo fanno di solito? Vi giuro raga, ho scoperto un mondo, ho scoperto veramente un mondo. Un altra cosa, lei organizzava tutte le visite e le apparizioni pubbliche, tutti i suoi viaggi e robe, sempre in base alle esigenze dei bambini. Cioè per lei c'erano prima i bambini e poi qualunque altra cosa. Qualunque altra cosa, anche le regole, eh, diciamo, di comportamento reale, anche eh, il lavoro, insomma, le responsabilità verso il popolo e queste cose qua. Quindi veramente madre meravigliosa. Lei. Ci mette poco in realtà a farsi amare dal popolo sia per la sua dolcezza, per la sua umiltà e eh, per la sua affettuosità, ma anche per il suo buon gusto in fatto di moda. Infatti, lei diventerà una famosa icona anche di stile, no? Un'icona pop. Tra l'altro, ecco un altro, un altro motivo per cui è sicuramente passata la storia è la beneficenza, cioè, lei aveva un instancabile impegno umanitario, soprattutto per i bambini malati, bambini bisognosi o bambini malati, ma in generale con um, gli umani, ecco, gli umani in difficoltà. Lei spesso andava negli ospedali psichiatrici eh, e c'è da dire che effettivamente le apparizioni negli ospedali, così a distanza fare... Eh, erano previste dal protocollo reale, quindi niente di incredibile, ma lei si dedicò anche a delle cause che non erano assolutamente concepite dalla famiglia reale, anzi, anzi, e anche qui ebbe parecchi problemi. In particolare, lei aveva a cuore la questione eh, dell'AIDS, cioè non la prevenzione, l'informazione, la sensibilizzazione e ovviamente l'aiuto dei malati di AIDS. Era vicina anche al mondo degli animali, quindi per la difesa degli animali, contro l'uso delle armi e fece anche una campagna importantissima contro le mine anti-uomo. Durante questa campagna lei visitò personalmente... La Angola, questa è diventata una foto storica, Invece questo servizio per far vedere anche, no, per fare informazione rispetto anche a quei, ai danni che potevano fare queste mine anti uomo. Ma in molti la accusarono di ingerenza politica, cioè di mettersi troppo in mezzo agli affari dello Stato. Era scomoda, eh, cioè capite che era scomoda alla famiglia reale ma era scomoda anche allo Stato. E infatti, insomma, la chiamarono mina vagante, eh, cercarono di screditare il suo lavoro. Guardate un po' perché? Perché il maggior produttore di mine anti-uomo nel mondo era il Regno Unito. Quindi stava facendo un danno economico non da poco con questa sensibilizzazione al suo stesso paese d'origine. Quindi, insomma... Per questo, eh, tra l'altro lei ricevette anche moltissime minacce, ma non si è mai fatta scoraggiare. Ecco perché vi racconto queste cose, perché non dobbiamo neanche sottovalutare questi dettagli. Cioè, non stava sui maroni solo alla famiglia reale, forse, anche di più allo stato. In generale, stava sui maroni al potere in generale, sì, e alle lobby. Già, alle lobby divenne storica una foto per quanto riguarda la, il suo impegno umanitario per l'IDS dove per la prima volta Diana strinse la mano a un malato perché c'era, vi ricordate all'inizio degli anni 90? Io mi ricordo questa cosa che c'era lo stigma per per il quale eh, praticamente si trattavano i malati di AIDS come dei lebrosi cioè non, non dovevi respirare la sua stessa aria non potevi manco toccarli si pensava che eh, ignorantemente potesse essere trasmissibile tramite contatto ecco che quindi lei si impegna per eh, appunto informare e sensibilizzare sul fatto che queste erano credenze false ed era uno stigma in questo momento storico io di questo momento storico ho un ricordo Molto, molto, molto chiaro nella mente Maurizio Costanzo. È successa questa cosa anche con Maurizio Costanzo nel 1993 quando lui baciò addirittura una sera positiva durante una trasmissione. E io questa scena, per quanto avevo, non, avevo due anni, non è impossibile che me lo ricordi. Perché me lo ricordo? Perché è stato. Il, eh, probabilmente forse il primo bacio che ho visto in tutta la mia vita. E niente, mi, mi, mi è rimasta qui questa immagine. Mi è rimasta proprio dentro l'immagine di Maurizio Costanzo questa, per me è perché è il primo bacio che abbia mai visto in tv. Secondo me è quello. quindi niente, il mio primo bacio che ho visto nella mia vita era Maurizio Costanzo. Adoro. Mi pare che Liz Taylor abbia fatto una cosa del genere. Anche lei era molto attenta a queste tematiche. Beh, devo dire che cioè, comunque lo fa Diana, lo fa Maurizio e Costanzo. Cioè, la loro hanno la principessa Diana, avevano noi noi Maurizio e Costanzo. Cioè, senso, A ognuno la sua. E c'è anche un altro crossover molto interessante, qui me ne state già facendo vedere parecchi, ma nessuno, almeno che io abbia letto. Poi sicuramente qualcuno l'ha scritto, io me lo sono persa. Ehm, non so se sapevate del crossover tra eh, Diana e eh, Madre Teresa di Calcutta. Erano davvero molto legate. Diana la conobbe eh, appunto attraverso le sue missioni umanitarie e diventarono davvero molto 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 amiche. Tanto che Madre Teresa divenne proprio la sua guida spirituale. Anche questa cosa mi ha così. Veniamo un attimo a quando si rompono le cose tra Diana e Carlo. Allora vi dico, questa è una live un po' particolare, solitamente io cerco di mantenere un filo narrativo. Eh, cronologico. Invece, questa volta, siccome la storia è anche parecchio complicata, piuttosto che seguire un andamento cronologico dei fatti, cercherò di eh, parlarvi un po' di tutto, ovviamente mantenendo la cronologicità dei fatti. La separazione tra eh, Carlo e Diana avviene il 9 dicembre del 92 e il 3 dicembre del 93 Diana annuncia, diciamo, il suo ritiro dalla vita pubblica. Il divorzio inizialmente non era assolutamente da prendersi in considerazione, poiché il divorzio dal da, eh, re trono, insomma il re, il futuro re, con alle spalle un divorzio, non era minimamente tollerabile nella famiglia reale, quindi... Eh, anche la, la regina madre ha detto: No, no, ma ci va bene la separazione e basta. Poi ognuno fa la sua vita, ma non si può divorziare qua. No, no, no. Eppure divorzeranno, anzi la regina stessa deciderà il loro divorzio. Perché Diana aveva cominciato a, a ribellarsi. Diana aveva veramente palesemente cominciato a ribellarsi. E aveva cominciato a dire la verità, a dire le cose come stavano. Era stanca. Di ehm, vivere nel terrore e non poterlo neanche dire a nessuno. Quindi ha cominciato a parlare. Nel terrore, nella depressione, nella malattia. E insomma, nel 95 lei rilasciò una scandalosissima intervista alla BBC, una trasmissione che si chiama Panorama, sulla quale torneremo tra un attimo. Diciamo a sommi capi. Qui eh, Diana accusa il principe Carlo di averla sempre tradita con Camilla. E infatti c'è una frase che poi passerà alla storia: è diventato un meme. Insomma, è eh, una frase nota che è proprio: in questo matrimonio eravamo in tre un po' troppo affollato. Questo matrimonio è un po' troppo affollato. Quindi, praticamente gli ha dato del, de del cornificatore, del traditore. E del, dello Shubaban, e soprattutto ha fatto il nome di Camilla. Divorzio. Dopo il divorzio, lei mantiene il titolo di principessa del Galles. Da, fedigraf, da fedifrago, esatto, quella parola che <ride> si fa fatica a dire. Ma non più al testa reale. Che io vi giuro, faccio, sinceramente, faccio fatica a comprendere queste sottigliezze, cioè, della serie che non aveva più la corona in testa, sostanzialmente, ma mantiene il titolo. Uh, rimane un membro ufficiale della famiglia reale, anche se la regina non voleva, ma ha dovuto cedere perché lei era la madre effettivamente di un membro della linea di successione al trono. Quindi ha dovuto tenersela sostanzialmente. Era la prima volta che succedeva un divorzio di questo tipo all'interno della famiglia reale, quindi hanno dovuto un po' rabattarsi. E inventare regole nuove in quel periodo, prima del divorzio, erano uscite diverse indiscrezioni sul loro rapporto, soprattutto tramite, diciamo, amici e confidenti. Ma anche tramite confidenze dirette dagli interessati ai giornalisti, perché poi a un certo punto è nata una sorta di eh, guerra del Galles, l'hanno chiamata così, dove Carlo e eh, Diana facevano uscire chi da una parte e chi dall'altra informazioni e articoli che smerdavano l'uno o smerdavano l'altra quando erano ancora lì, insomma, genitori degli stessi bambini devono ancora divorziare, quindi veramente una roba intollerabile. Tanto che è dovuta intervenire la regina scrivendo una lettera. Entrambi e dire oh, piantatela perché state veramente distruggendo tutto il buon nome di questa famiglia. Fate schifo, tutti e due, ciao! E insomma, comunque il vero e proprio scandalo. Uscì nel 92 con il libro Diana, la sua vera storia. Dove praticamente veniva raccontata tutta la vita reale di Diana dietro le mura domestiche, diciamo, del palazzo: quindi dietro gli ori e tesori e gli odori del palazzo, come stava davvero uh, Diana e tutte le mancanze di Carlo. Libro sul quale torniamo dopo la morte di. Diana, per andare a concentrarci meglio su quelli che potrebbero essere i punti uh, per capire se è un true crime oppure no. Proprio da questo libro, tra l'altro, si scoprì che Diana aveva tradito Carlo con il suo istruttore di equitazione, tale uh, James Hewitt, e che Carlo era tornato in realtà dalla sua vecchia fiamma, Camilla, quella che. Che poi alla fine ce l'hanno fatta a coronare il loro sogno d'amore. E qui insomma emerge anche come eh, entrambi poi in realtà si facessero le corna. Anche se c'è da dire che Diana è stata portata a cercare amore altrove per sfinimento. Cioè ha iniziato lui. E dopo anni lei ha una certa ha detto. ciò: senti però io sono una persona. Merito di essere amata, apprezzata. Merito di avere due braccia che mi abbracciano. E quindi... Ha fatto così anche lei, ma ci sta, cioè ci sta. Ecco che però appare tantissimo evidente il problema dell'inferenza, in insomma come dire, della presenza di Camilla in questo matrimonio, che è sempre stato, a parere di Diana, il problema che li ha portati al divorzio. Io credo che qui Diana semplificasse un po' la situazione perché non era certo solo Camilla il problema, cioè Camilla era una manifestazione. Di problemi ben più radicati e nel 92 scoppia lo scandalo Camilla Gate, che diciamo è uno, delle, uno dei colpi che venivano sferzati uh, attraverso i media nella guerra del Galles tra uh, Diana e Carlo. Nel 92 scoppia questo scandalo che cos'è? È, È un'intercettazione telefonica eh, rubata tra Carlo e Camilla in cui sostanzialmente fanno sesso telefonico, cioè fanno bla al telefono, e così vi leggo un piccolo estratto, giusto perché ci piace quando le persone soprattutto si mostrano così. Per Benini, così perfetti, così sia mai, così! Oh, oh, hai indossato un abito nero. Tu non puoi indossare il nero, oppure hai salutato con la mano troppo chiusa e così. Allora, cioè, io ci godo a farvi fare figura di merda, cioè proprio ci godo. <ride> Mi dispiace, ma non penso sia l'unica. Cioè, nel senso credo che anche tutti, no? Siano attratti da questo tipo di scandalo. Perché se uscisse questo scambio di battute tra voi e il vostro moroso o voi e la vostra morosa e lo legge un vostro amico, si mette a ridere e gli fa. Dai, magari, siete sciocchi. Però, se viene fuori da una famiglia di questo tipo: eh ah, eh. Ah, ah. Magari, magari, cioè, passiamo il tiro e viviamo tutti più sportivamente, no? Visto che la cacca la facciamo tutti e puzza comunque sempre così, adesso dipende anche un po' da come stai, cosa hai mangiato, però più o meno è quello. Direi che possiamo anche tutti quanti vivere con un titolo, con una corona in testa, quello che vuoi, ma ehm, possiamo anche non, non, non tirarcela così tanto, insomma. O oh no? È, è, un, è un pezzo così, eh? non è dall'inizio alla fine, perché se no è parecchio lunga. Se siete appassionati, leggetevela c'è la trascrizione. So che mi farebbe rivivere. Non sopporto una domenica sera senza di te. Oh Dio, è come quel programma. Inizia la settimana. Non posso iniziare la settimana senza di te. Ti faccio il pieno. Sì, lo sai. Allora puoi farcela. Allora sto bene. E io, il guaio è che ho bisogno di te più volte alla settimana. Mm, anche io ho bisogno di te tutta la settimana, tutto il tempo. Oddio, vivrò solo nei tuoi pantaloni o qualcosa del genere sarebbe molto più facile. E in cosa ti trasformerai, caro? In un paio di mutandine? Oddio, non voglia! In un tambox! Mm. Trovo molto romantico. Beh, Carlo sapeva essere romantico quando voleva, avete visto? Cioè, lui preferisce essere un Tampax piuttosto che un principe. Solo per poter vivere nella vagina di Camilla Cioè, ma ci rendiamo conto se non è amore questo? Se non è amore questo? Cioè, dai Chiunque vorrebbe un uomo che vuole essere il tuo no? Vabbè, d'altra parte eh, Raga, cioè, chi siamo noi per giudicare? Anzi, no Noi siamo dei poracci normali e giudichiamo Ma d'altra parte Fosse stato il nostro compagno di università a scrivere una roba del genere Avremmo detto Ma nah, dai, nah, scemo zii". Allora, allora, allora La famiglia reale come vi ho già detto, ha preso molto male tutto questo, Anche no? la regina ha detto, basta divorziate perché non se può più sentire sta cosa. Un'altra un dimensione, diciamo, molto importante di Diana che lei ha rivelato durante questa intervista alla BBC ma poi uscirà anche dal libro sulla sua vita e tutto una cosa che l'ha sempre accompagnata era l'autolesionismo in tutte le sue forme cioè, Diana era veramente autolesionista, ma nel senso che eh, in parte si tagliava, cioè proprio faceva dei tagli sui polsi, ma anche eh, sul petto, sulla pancia, insomma, zone diciamo che poteva nascondere, nascondibili però. Uh, si provocava davvero tanti tagli. Altra parte dell'autolesionismo è il disturbo alimentare perché la bulimia e l'anoressia partono da un desiderio autolesionistico sostanzialmente e lei è costantemente depressa ma c'è dentro di sé questa, questo suo bisogno di punirsi perché lei sotto sotto si dava la colpa di non essere abbastanza. Cioè, per quanto la stessero facendo vivere come una veramente poraccia perché eh, la criticavano in continuazione, non c'è mai stata una parola gentile nei suoi confronti. Era considerata un vaso crepato da tutta la famiglia, però lei si dava colpa da sola. Cioè, lei ovviamente era entrata nell'ottica in cui diceva: Io non sono adatta. Poi c'erano determinate battaglie alle quali comunque non. Eh... Non cedeva di lottare come quelle per le missioni umanitarie o l'imporsi sull'educazione dei figli, questo che è molto importante. Però per il resto cercava sempre di essere mi la migliore possibile anche agli occhi no, della famiglia reale. Ecco che racconterà anche di aver tentato il suicidio ben cinque volte. E lei dirà anche che eh, tutto questo suo dolore, non sapeva come gestirlo, tanto che aveva bisogno di aiuto, diceva io avevo bisogno di aiuto, avevo così tanto bisogno di aiuto e nessuno mi ascoltava se non, anzi mi biasimavano perché facevo i capricci, che sono arrivata a pensare di farla finita perché tanto non c'era una via di uscita, o perlomeno forse se l'avessi fatta finita o comunque non, non, non ci riuscivo. Magari attiravo l'attenzione e qualcuno considerava il mio problema come importante. Ecco che lei aveva perfettamente capito il meccanismo dei maldestri tentativi di suicidio, eh, che sono diversi ovviamente da eh, un, un tentato suicidio perché davvero ci si vuole togliere la vita, o un tentato suicidio per una richiesta di attenzioni, che tante volte accade. Lei aveva capito che questo suo autolesionismo. Derivava proprio da un suo bisogno ehm, viscerale di attenzioni. Tant'è che quando lei poi ha cominciato a viversi le sue relazioni dopo, cioè dopo il divorzio, dopo la separazione, poi il divorzio, e lei non aveva più problemi di quel tipo lì. Ha mantenuto il suo peso, non si tagliava più e tutto. Quindi, cioè, il problema era circostanziale alla questione. Eh, non mi ascolta nessuno, non ho amore da nessuno. Sono dimenticata. Sì, lei andava in analisi, ma attenzione dal medico reale che, per quanto riguarda la terapia, le dava più che altro delle pillole. Ma sì, dai, dormi. Quello che possiamo, che vi posso raccontare un po' la sua vita amorosa dopo il divorzio. Lei ha avuto una buona uscita di 17 milioni di sterline. Non male, ciononostante, non è mica potuta tornare a vivere per conto suo. No, no, è rimasta a vivere nell'appartamento al Kensington Palace, nella suite dove viveva con Carlo. Eh, fin dal loro diciamo primo anno di matrimonio hanno vissuto lì. Quindi, semplicemente lui se n'è andato e lei è rimasta lì. Chiaramente, ha vissuto lì, tra l'altro, fino alla sua morte. Per stare accanto ai bambini, cioè lei chiaramente ha accettato questa cosa anche perché in questo modo poteva crescere i suoi bambini, ma era terrorizzata ed era veramente ossessionata e imparanoiata di essere ehm, controllata in ogni sua mossa. Addirittura eh, chiamava degli amici perché le trovassero delle microspie dentro l'appartamento, era convintissima che la famiglia reale stesse spiando ogni suo movimento e ogni sua... ogni sua mossa. Tra l'altro non era neanche una cosa così incredibile, cioè non era del tutto paranoia, insomma. Diana in questo periodo frequentò uno stimato cardiochirurgo di origine pakistana, Harshnat Khan, che era eh, definito da molti in realtà, il vero amore della vita di Diana. Lei era davvero molto presa da lui, era innamoratissima. Lo aveva conosciuto eh, in ospedale ed era rimasta colpita perché lui era l'unico che era talmente tanto preso dalle emergenze ospedaliere, da fare degli interventi, aiutare i bisognosi e le persone che quando ha visto la principessa Diana, lei è abituata, no, che tutti gli fanno le feste, tutti sconvolti quando la vedono, mio Dio, una VIP in tutto il mondo, lui ha fatto, ah sì, 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 devo andare. E lei, il primo che mette davanti all'etichetta, alla sua VIPanza, mette la vita umana e l'impegno per salvarli, lei sbrodola proprio giù di testa e eh, insomma lei era lì in ospedale per assistere se non sbaglio un suo parente che aveva bisogno e rimarrà due settimane a andarlo a trovare questo parente e per queste due settimane lei lo inseguiva dappertutto quindi praticamente è stata lei a sedurre questo dottore e alla fine insomma anche lui ovviamente non ha potuto resistere al fascino di Diana lei lo chiamava Mr. Wonderful e lui l'aveva soprannominata Strega, The Witch, per la capacità che aveva di entrare in empatia con i suoi pazienti e con le famiglie dei suoi pazienti. La loro storia è stata davvero molto intensa, ma il nostro uh, Hajnat Khan era particolarmente infastidito, non solo infastidito, proprio lui non tollerava, cioè per lui non era assolutamente una cosa accettabile avere i paparazzi dietro. Tant'è che uh, Diana, per poterlo, come dire, uh, far stare un po' in pace, ha cercato di mantenere la relazione segreta, per quanto in realtà fosse davvero importante per lei, perché aveva presentato anche quest'uomo ai figli e lui, insomma, invece non voleva assolutamente attenzioni. Quindi, quando uscivano insieme, lei si travestiva cioè lei si metteva a parrucca scura, gli occhialoni, il fazzolettone così nessuno poteva riconoscerla e potevano spostarsi ma rendetevi conto che ehm, ad un certo punto non sono più riusciti a nascondere la loro relazione i paparazzi ormai non avevano più controllo e Khan è stato molto molto male tant'è che a un certo punto non reggeva assolutamente più quella vita, lo stava danneggiando sul lavoro, non riusciva più a ma uh, lavorare come prima, sconcentrarsi e a quel punto dovette interrompere la relazione con Diana. Ora, quante cose vogliamo distruggere a causa dei giornalisti e dei fotografi? Cioè, quanto della vita di Diana doveva essere distrutta da questi cazzo di paparazzi? No, non gli bastava farle venire lo stress, l'ossessione, la... Cioè, lei era così stressata dai, dai fotografi che in alcune occasioni, durante le sue apparizioni pubbliche, le venivano gli attacchi di panico, le veniva il senso di chiusura, di claustrofobia, li, non riusciva più a respirare e doveva essere portata da parte perché stava male. Per la pressione che insomma tutti questi paparazzi sempre addosso. Khan, tra l'altro, che non ha mai voluto rilasciare interviste su Diana neanche dopo la sua morte, proprio perché è coerente, cioè lui non vuole la fama, punto, non vuole i riflettori e gli ha sempre, ha sempre mantenuta questa cosa. Se non che ha detto due parole nel 2020, mi pare, eh, in cui ha raccontato proprio questa, questa loro chiusura del rapporto a causa dei, dei media. E che lui in realtà è stato molto triste di dover fare questa scelta per forza perché comunque loro due stavano bene, ma lui non stava bene in quella vita. Qualche mese più tardi, uh, Diana conosce il fidanzato che poi morirà con lei, quindi, fidanzato con il quale resterà fino alla sua morte. Dodi Alfa Yed, che sicuramente avete sentito nominare. Al-Fayed Papà, cioè Mohammed, il padre di Dodi, e è il proprietario di Harrods, la cantina più grossa di tutto il Regno Unito. Ed era anche il quarto uomo più ricco di tutto il Regno Unito. Quindi, diciamo che a livello di potere e ricchezza era tranquillamente paragonabile alla famiglia reale. E anche questo magari stava un po' sul. Su, così stava un po' sulle balle sulle balline Diana separandosi da Carlo non era per forza condannata alla solitudine e alla sfigaggine e questo suo essersi ripresa la sua vita in mano non starsene con le mani in mano e eh, trovare non solo uomini che l'amassero ma uomini potenti e ricchi che erano al suo fianco e non erano controllabili dalla famiglia reale È. eh eh, eh. Insomma, insomma, creava un po' di scompiglio. Allora, veniamo ai fatti che circondano la sua morte. Vi racconto come è andata e poi torniamo un attimo indietro e guardiamo tutte le cose dal punto di vista della, della morte. Il giorno prima della morte di Diana e anche Dodi loro erano insieme. Ed era il 30 agosto del 1997, giorno precedente. Erano in Sardegna, erano stati in Sardegna dove avevano costeggiato, tra l'altro tutta l'Italia con lo yacht per nove giorni e decisero prima di rientrare a Londra di passare una notte a Parigi maledetta decisione perché il papà di uh, Al-Fayed aveva un hotel lussuoso con una nomea veramente incredibile al centro di Parigi che si chiama Hotel Ritz e praticamente vanno a Parigi sul jet privato e vanno volevano stare in questo hotel offerto appunto dal papà. Loro però quando arrivano si accorgono di essere stati notati da paparazzi, quindi se fossero rimasti nell'hotel sarebbe stato impossibile per loro vivere una notte serenamente. Quindi decidono di lasciare l'hotel per spostarsi in un appartamento in Rue Ernest Huyghe che sembra apparteneva diciamo al padre di Dodi. Ma il capo della sicurezza dell'albergo Henry Paul che quindi lavorava per il padre di Dodi lo conosceva abbastanza bene insiste per accompagnarli di persona con la sua auto che era una Mercedes molti hanno detto che quella Mercedes era in quasi disuso che era quasi da rottamare che era messa malissimo e tutto il resto Ora, io non ho la certezza perché queste sono voci, non c'è una perizia sulla macchina di questo tipo. Però, comunque, lui decide di accompagnarli con la sua: con la Mercedes. Ho sentito un mouse perché è arrivato. Ti ho visto? Ah, c'è questo in mezzo, non riesce a saltare. Dai, dai, che ci riesci. È solo una percezione. Eh. o oh, lo odia, eh, quel riccio. Lo odia che gli ruba la scena. <ride> Allora, fanno uscire un'auto esca dall'hotel um, dall per confondere i paparazzi, così si mettono a inseguire l'auto esca e eh, loro escono dal retro verso mezzanotte e 20. Diana e Dodi insieme a Henry Paul. Con loro ci sarà anche Trevor Reese Jones, agente della squadra di sicurezza privata della famiglia Alfa Yed. Questo è un elemento importante, ricordatevelo perché dopo ci torniamo. Insomma, partono con questa, con questa macchina. Attraversano Place de la Concorde, l'auto eh, si dirige verso eh, Cour de la Reine e Cour Albert, per poi imboccare il tunnel di Place de l'Alma. Alle 00:23, quindi mezzanotte 23, Henry Paul perde il controllo della vettura che eh, sbanda e va a sbattere contro il tredicesimo pilastro di sostegno del tunnel. I primi che arrivano sul posto, praticamente quelli che c'erano subito dietro come macchine, chi sono i paparazzi ovviamente che stavano inseguendo eh, la povera Diana? Che si sì, chiamano i soccorsi, ma poi si mettono a scattare tutte le foto dell'incidente, nonché dentro la macchina, il corpo, eccetera. Cioè, quindi piuttosto che dare soccorso, dare un primo soccorso in attesa che arrivino, che arrivi l'ambulanza, no, no, loro fanno le foto. Ora, qui la botta, effettivamente vista da dietro, non sembra nemmeno così importante, ma. Se ve la faccio vedere dall'alto potete capire che la macchina era veramente distrutta. Quando arrivarono i soccorsi notarono che gli airbag avevano funzionato ma i passeggeri non indossavano le cinture di sicurezza. E questo ragazzi è, è, una, è un motivo molto 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 importante perché possiamo parlare di tutti i complotti che vogliamo, possiamo parlare di tutti i moventi, di tutti i true crime... Ma l'unico che si è salvato la vita in quell'incidente era l'unico che indossava la cintura di sicurezza. Cioè, la cintura di sicurezza salva la vita serio. Infatti, io la indossavo e sono qui a parlarvi. Se non l'avessi indossata, ahimè, avrei fatto quella fine. Mi dispiace eh, dirlo, anche se ci sono veramente mille mila motivi per credere ad un complotto, ma il complotto sarebbe fallito semplicemente utilizzando la cintura di sicurezza. Cioè, quale complotto fallisce se hai la cintura di sicurezza? Cioè, non lo so, vabbè, comunque. Eh, secondo me l'assassino qui è eh, la, ma la mancata, anche mancata cintura di sicurezza. Magari sono state manomesse. No, no, non le indossavano proprio, tant'è che abbiamo delle foto di loro in macchina. Ecco. E si vede che non le indossavano. Quindi nessuno gliele ha manomesse. Cioè, poi le indossa solo una persona, gli altri no. All'arrivo dei soccorsi trovano Dodi che sedeva, era seduto nel sedile posteriore sinistro e eh, il guidatore Henry Paul eh, li trovano morti sul, sul colpo, quindi per loro praticamente non c'era quasi niente da fare. L'autopsia rivelerà che entrambe le morti sono avvenute tramite rottura della e frattura della colonna vertebrale, quindi proprio una morte sul colpo non... Diciamo non, 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 non dolorosa. Il sopravvissuto Rhys Jones, guardia del corpo, sopravvissuta ovviamente ha avuto delle gravissime lesioni, eh, perché non è che non si sia fatto male. È sopravvissuto, però sarà vittima di una profonda amnesia, quindi non, non potrà, diciamo, testimoniare rispetto a quello che era successo. Anche Diana viene trovata ancora viva. Era stesa supina sul pavimento della macchina e quando arrivarono i soccorsi stava ripetendo a ruota, poverina, mormorava, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, così. E perdeva tantissimo sangue da naso e orecchie. Ecco che... Ci volle veramente tantissimo tempo per rimuovere Diana dal, dal lamiere, dalla macchina. E nel momento in cui venne rimossa, lei ebbe anche un arresto cardiaco. E quindi le fecero una rianimazione sul posto e fortunatamente, insomma, fortunatamente, è solo un'agonia che si prolunga però, eh, il suo cuore riprende a, a, a battere. All'1.18 viene caricata su un'ambulanza, lascia il luogo dell'incidente solo alle 1.41 e arriva all'ospedale PT salpêtrière alle 2.06. Quindi, da che lei è entrata in sala operatoria al momento dell'incidente sono passate quasi due ore piene: quasi due ore di dissanguamento, mancato intervento, eccetera. E. Ora, ci sono stati tutti impedimenti vari, tempistiche, cose, eccetera. Però si è detto che se i tempi fossero stati più celeri, sicuramente Diana poteva essere salvata. Comunque, nonostante i vari tentativi di salvarla in sala operatoria e tutti, insomma, ehm, l'intervento di mille mila medici, le lesioni interne erano davvero troppo estese. Il cuore, tra l'altro, si era spostato. A destra del torace si era danneggiata la vena polmonare e il pericardio. Quindi, purtroppo, quando saranno le 4 del mattino, Diana morirà. Per i funerali. Ci sono stati dei contrasti tra Carlo e la regina Elisabetta perché Carlo voleva il funerale reale, non la, la funzione reale, mentre la regina Elisabetta assolutamente no perché sosteneva che avendo divorziato Diana non aveva assolutamente diritto ai funerali reali, non ne aveva diritto. I cittadini questa cosa l'avevano subodorata perché il giorno dopo la morte di diana notarono che la regina non si era espressa si esprimerà soltanto dopo cinque giorni dalla morte di diana nessun comunicato particolare in più fuori dal palazzo non misero neanche la bandiera mezzasta cosa che solitamente si mette e hanno notato proprio il popolo i... Gli inglesi hanno notato che la regina non, non stava come dire onorando la, la perdita di Diana quando tutto il mondo stava piangendo. E quindi si sono incassati: ma si sono incassati parecchio con la famiglia reale. E per la prima volta la regina Elisabetta dovette chinare il capo e obbedire al popolo. Ha dovuto piegarsi al fatto che questa donna era. Amata più, non solo più di lei, ma più di tutta la famiglia reale messa insieme. Cioè, che mancare i funerali re eh, reali a una principessa come Diana per il popolo era intollerabile, cioè, al punto che hanno avuto paura, mi giuro, in quei giorni lì la famiglia reale aveva paura di come il popolo potesse. Insomma, ehm, rivolgersi contro tanto che la regina a ah, secondo tutto disse: sì, 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 facciamo come dico allora facciamo come dico allora facciamo fece il comunicato in cui diceva Diana eh, Diana era indimenticabile una persona meravigliosa bla bla bla, bla come al solito e dovette piegarsi all'idea di organizzare un funerale reale e come qualcuno prima faceva eh, notare hanno utilizzato tutta la struttura preorganizzata e pronta per i funerali della regina madre, che um, insomma erano lì lì per tirare le cuoia, quindi hanno detto: beh, dai, tanto le prepariamo il funerale. Tempo che muore, poi è già pronto tutto. E invece è venuta a mancare una persona troppo presto, come Diana, e lo hanno dedicato a lei. Tra l'altro, come vi dicevo, funerali seguitissimi, tutti quanti più che altro concentrati sui piccoli William e Henry che stavano soffrendo tantissimo. E per quanto ci fossero davvero milioni di persone, devo detto due miliardi di ascolti in mondovisione, il, il funerale, per quanto ci fossero milioni di persone là fuori, non volava la mosca, ma veramente non volava la mosca. C'erano tutti estremo rispetto per. La salma quando passavano il feretro di, di Diana. Torniamo un attimo al momento dell'incidente perché i primi che sono stati posti in stato di fermo, quindi sono stati arrestati, sono sette paparazzi quelli che la stavano inseguendo e che poi sono stati trovati lì sulla scena del crimine. E quindi vennero arrestati questi sette fotografi e eh, interrogati, in cui ovviamente avendo assistito alla scena potevano dare no, la loro versione. Comunque inizialmente erano accusati di omicidio, insomma, mh, possibile omicidio, eccetera, alla fine si sono presi omissioni di soccorso, giustamente. Eh, e che cazzo? Però non hanno imparato niente perché poi comunque i paparazzi continuano a comportarsi in questo modo terribile e basta. Però ci sono dei diversi testimoni presenti nella galleria che sostengono di aver visto in realtà una Fiat 1 bianca. La 1 bianca, che non so perché, ma la 1 bianca, con il True Crime. C'è questa 1 bianca che eh, a loro parere... Si comportava in maniera strana il guidatore, ovviamente non la macchina, però di conseguenza anche la macchina si comportava in maniera strana. E loro avrebbero visto un urto tra la Mercedes dove c'era l'EDD, e questa uno bianca. Inoltre, in molti hanno raccontato ai giornalisti che erano mh, sconvolti per il fatto che eh, si avvicinavano come testimoni alle forze dell'ordine. E Forze dell'ordine non erano assolutamente interessati a raccogliere le loro testimonianze, cioè, quelli che erano lì presenti e avevano visto la Uno Bianca e volevano dirlo ai poliziotti che erano lì presenti, alle forze dell'ordine, agli investigatori perché lo scrivessero e facessero un verbale. Pare che questi. Non scrivessero mai niente e non fossero assolutamente interessati a sentire queste testimonianze. Anche qui ognuno tragga le sue ovviamente conclusioni. Però questa uno bianca teoricamente è fuggita. E teoricamente, anzi praticamente esisteva veramente perché, anche se non hanno effettivamente raccolto le testimonianze, hanno fatto la perizia sulla Mercedes eh, incidentata e aveva una palese botta bianca. Quindi hanno raschiato questa vernice. Ed effettivamente è la stessa vernice di, eh, di fabbrica di una 1 bianca, Fiat 1 bianca. Quindi parte la caccia all'automobilista misterioso che eh, non si fa trovare. E qui lo lasciamo perché poi questo automobilista, ragazzi, per otto anni non si troverà e non si scoprirà chi era. Ma parliamo un attimo delle indagini ufficiali, cioè. Come la storia è stata ehm, ufficialmente risolta dalle forze dell'ordine, poi noi sappiamo che tante volte, soprattutto quando si, quando si parla di morti scomodi e famosi, anzi, prima famosi, poi scomodi, tante volte la verità ufficiale non è poi proprio la verità verità. Quindi vediamo che cosa ci hanno raccontato. Vengono condotte le indagini parallelamente sia dalla polizia francese che da quella inglese e alla fine di eh, tutte le inchieste, anche quelle che avverranno eh, anni dopo, giungono alla conclusione che l'incidente era stato provocato ed era avvenuto tutto per colpa di Henry Paul. Ovvero il guidatore. Ovvero lui. Guarda che faccia colpevole che c'ha. Perché è colpa di Harry Poole? Perché. Eh, innanzitutto è stato visto guidare almeno così hanno detto guidare spericolatamente e super velocissimamente facendo tutte le curve al radicchio là, così, così perché aveva, eh, voleva fare l'eroe sostanzialmente. Lui aveva l'ansia di seminare i paparazzi e quindi guidava veramente ad alta velocità. E voleva fare bella figura con il capo, probabilmente voleva fare, voleva fare un po' l'eroe. E quindi ha guidato spericolatamente, ma non è tutto. Perché dai, uh, dalle tossicologiche è emerso che uh, era ubriaco fradicio. Ma non ubriaco un po', ubriaco fracico. Tra l'altro, lui assumeva degli psicofarmaci per curare la depressione. E voi sapete che uh, alcol più psicofarmaci, pum, pum pam. Certo è che quando hanno di nuovo rifatto le tossicologiche anni dopo, è venuto fuori lo stesso dato. Ma cosa è venuto fuori? Che lui aveva nel sangue il 20% di monossido di carbonio e con una quantità così elevata lui non avrebbe potuto neanche stare in piedi. Quindi figuriamoci guidare. è strano, c'è cioè questa tossicologica dà un risultato che effettivamente nella pratica non era osservato. Comunque lui, secondo le indagini ufficiali, era ubriachissimo e droghe sostanzialmente e pare anche che questo fosse evidente, alcuni testimoni lo hanno visto salire in macchina e urlare ai paparazzi, non mi prenderete mai! Quindi, boh, forse era alterato, e insomma, secondo loro era alterato. In più, c'era la, la sindrome dell'eroe di dover correre velocissimo, sapete che la coordinazione occhio-mano, quando sei ubriaco, ciaone, quindi. È tutta colpa sua. Secondo la ricostruzione della dinamica dell'incidente fatta dal noto perito Mauro Balestra, che è un ingegnere giudiziario svizzero esperto in ricostruzione di incidenti stradali, secondo lui l'incidente era facilmente spiegabile in questo modo. La Mercedes modello S280 di serie e non blindata doveva essere arrivata alla curva dove la strada cambia pendenza e scende verso no, la galleria del Ponte dell'Alma ai 110 km orari. C'era il limite dei 70, ma c'è anche da dire che quella strada lì i parigini tante volte la, la fanno ai 100-110. Inoltre lo stesso eh, Balestra ha fatto notare come ci... Ci fossero delle responsabilità anche da parte di chi ha realizzato quella particolare infrastruttura stradale. Perché la galleria era a doppio senso? Ma i piloni: adesso qua li potete vedere un po' così: i piloni non sono protetti né da garrail né da barriere di cemento né da niente. E infatti c'era la botta della macchina sulla quale era Diana. Ma in realtà c'erano tantissime altre botte perché insomma in tantissimi urtavano contro quei piloni. E ci fosse stata una protezione, forse non sarebbe andata a finire così. Ma pare che anche il perito concordi col fatto che la, la sbandata avuta dalla Mercedes. È partita a causa di un primo urto contro la Fiat 1 Bianca che proveniva dal controviale. Per via della velocità, la scarsa e inadeguata segnaletica, per via del drugie che aveva lui in testa, probabilmente, insomma se vogliamo credere ovviamente a questa versione, eh, per via dell'alcol e degli psicofarmaci, pare che Henry Paul non avesse dato la precedenza che invece gli doveva a questa Fiat. E quindi l'avrebbe urtata per sbaglio. Quindi neanche colpa della Fiat, ma colpa sempre di lui che ubriaco no, non ha dato la precedenza a sta Fiat e l'ha urtata. Certo è che comunque questa Fiat qualche responsabilità ce l'ha nel momento in cui sparisce, non si fa più trovare e non dice di essere lì. Questo perito dice anche: era assurda l'organizzazione stradale perché non era per niente intuitiva questa cosa che chi arrivava da una stradina minore poi aveva la precedenza su su quelli nella galleria eh, infatti lui dice grossa responsabilità ce l'hanno anche eh, gli ingegneri che hanno studiato insomma sta, sta infrastruttura stradale in più ovviamente non aver utilizzato la cintura di sicurezza li ha portati a morire questa è la verità ufficiale è stato un incidente ci dispiace a uh, tutti quanti per l'accaduto fine ma Dopo la morte di Diana, se già si cominciava a vociferare che il matrimonio con Carlo fosse stato disastroso, che Diana sicuramente la chiamavano la principessa triste, perché lei tutte le foto, se voi vedete, c'è la foto in cui fa yeah quando è splendor smagliante, no? Ma durante, soprattutto i filmini, quando le fanno i video, se lei che fa la foto? E poi subito dopo. Cioè, la sua faccia è proprio... Ecco, è sofferente. È così sofferente. Ma si vede che c'è proprio il male di vivere dentro questa donna. Tu glielo leggi negli occhi che c'aveva proprio il male dentro che faceva tenerezza. E anche negli eventi pubblici si notava tantissimo questa cosa. E questo per la famiglia reale, ovviamente, era un problema. Perché, ah, la principessa Musolungo! Ah, ma dopo poi sembra che c'è qualcosa che non va, eh! Ma come sei pesante, eh, ma quante palle! Eh, ma eh, come sei frangilina, che due maroni! Cioè, questo era più o meno come. La vedevano no? Torniamo al famoso scandalo del 92 quando uscì il libro che a ah, molte delle vostre madri o voi stessi avrete avuto sul vostro comodino il libro Diana. È, è famosissimo quel libro. Io l'ho visto veramente in mano a chiunque in quel periodo. Diana, la sua vera vita. E lì dentro c'è tutto il mondo di Diana. Ma da dove viene quel libro? Cioè qual è la fonte di quel libro? La fonte di quel libro è Diana stessa. Perché lei a un certo punto nel 91 ha detto, non so che fine faccio, ma sicuramente quello che succede qua dentro va raccontato. Perché non, non posso morire senza che il mondo sappia quello che davvero succede dentro la famiglia reale. E quindi registrava in segreto delle interviste per un giovane giornalista, Andrew Morton. E gliele passava di nascosto grazie all'aiuto di un suo fidato amico, James Colthurst. Praticamente James l'andava a trovare, andava a trovare Diana, firmava la presenza perché ovviamente tu devi sempre registrarti quando vai a trovare la tua amica e lui aveva il registratore dietro, la registrava, lui le faceva delle domande, questo suo amico. La registrava e lui andava via con le registrazioni. In questo modo, Diana non ha mai incontrato il giornalista. Quindi, Diana non ha mai dato le informazioni al giornalista, ma il giornalista le ha ricevute da una fonte anonima. Era, erano ovviamente d'accordo su questo. Lei per pomeriggi interi restava chiusa nel suo salottino di Kensington Palace per registrare appunto nastri su nastri di tutta la sua vita. E il libro uscì nel 92, svelava veramente il mondo, io vi consiglio di leggerlo perché è davvero molto molto interessante. Diana, Her True Story, la sua vera storia, svelava tutta la tempesta di sentimenti che c'era dietro il, insomma, il tri la tristezza che era evidente anche dai, dai più distratti e narra appunto di questa principessa incarcerata nella gabbia dorata fatta di limiti e di imposizioni, di regole assurde, di solitudine, di controllo, di depressione. E di eh, ignoranza, nel senso proprio la gente che la ignorava, che la lasciava, la lasciava sola e non la consideravano. Quando il libro è uscito, ovviamente nessuno doveva sapere che eh, la stessa Diana era coinvolta nella stesura del libro. Doveva rimanere assolutamente top secret, tanto che lei ha sempre negato e il giornalista ha sempre detto fonte anonima. Anonima. Lì dentro Diana sfoga anche tutta la sua gelosia nei confronti di Carlo e la sua ehm, preoccupazione appunto per questa presenza costante di Camilla. Parla anche dei tradimenti di Carlo. Lei sostiene che Carlo in realtà la tradisse non solo con Camilla, ma anche con altre donne. Per ora sappiamo che sicuramente la domenica la tradiva. La domenica sera lui era con Camilla. Racconta anche di quando ha affrontato Camilla davanti a tutti e di come dopo si è presa il cassettone pesantissimo da Carlo. Perché lei non era una. cioè a una certa era impastita. Perché lei diceva: Carlo. Va a letto con Camilla, Carlo mi tradisce con Camilla, mi tradisce con Camilla e tutti, tutta la famiglia reale che lo sapeva benissimo che era così, gli diceva: Ma no, sei pazza, sei paranoica, ti inventi le cose, uh, ma lo vedi solo te, ma lo vedi come hanno questo rapporto? Ma no, ma sono vecchi amici, ma dai, ma c'è te, tutti, tutti, no, le paranoie. E quindi Diana era come se lei vedesse una cosa palese. E dicesse, oh, eh, questo azzurro, no, azzurro nero, questo azzurro nero, azzurro e nero, azzurro e, nero, azzurro e, nero azzurro... e tutti no, è giallo, è giallo, è giallo, ma è azzurro! E si sentiva sola perché nessuno accettava la verità, e questo ovviamente anche per tante altre dinamiche. Entra in psicosi e impazzisci, esatto, esatto. E quindi lei aveva bisogno a questo punto di dire, senti, io ve lo dico al mondo, poi vediamo se il mondo mi dice che me lo invento. Basta! E infatti lo dice a tutti attraverso questo libro, parla anche di tutti gli indizi che ha avuto per parlare di ciò. Per esempio, alla loro prima eh, notte di nozze, avevano fatto questa cena, no? Erano in viaggio di nozze, scusate, prima notte in viaggio di nozze, lui eh, si è presentato con dei gemelli e questi gemelli avevano due C, tipo il logo di Chanel. Due cin intersecate, Carlo Camilla. Quindi lei gli ha detto: Ma te li ha regalati Camilla quei, quei gemelli, vero? E lui dice: Sì, è una vecchia amica, è un regalo di una vecchia amica. Cioè, che, oh, per amor di Dio, uh, ci sta, anch'io porto ancora dei regali dei miei ex, che ovviamente sono belli in quanto tali, non hanno più un significato, ma non lo faccio la prima cacchio, cioè non lo fai in viaggio di nozze dai cioè mi sembra veramente una mancanza di rispetto fuori, veramente da, da mattoni nei denti in un'altra occasione eh, Diana vede, così raggiunge Carlo in una delle rare occasioni in cui sono da soli e vede che c'è una scatolina quindi si avvicina e fa oh cos'è questa scatolina fa per aprirla e Carlo le dice non dovresti guardare quelle cose lei la apre e trova questo braccialetto dove c'erano anche qui delle iniziali, ma erano le iniziali dei nomignoli teneri che si davano eh, Carlo con Camilla. E anche lì lei ha sclerato perché ha trovato questo braccialetto, questo regalo che tra l'altro era nuovo, cioè non era un cimelio, era un regalo nuovo da parte di Camilla, esatto, esatto con le iniziali dei loro nomi da eh, Morosini da tipo patatino patatina, cioè mi sembra una roba veramente fuori di testa. Quindi lei lì ha anche sclerato in un'occasione ed è andata da Camilla davanti a tutti, le ha fatto la scenata e le fa Senti, basta, non, non mi prendete più in giro, non sono stupida. Non sono un idiota, adesso mi dici come stanno le cose. Perché io ormai l'ho capito. Però siate chiari, non ne posso più dell'ipocrisia. Volete stare insieme? State insieme, però almeno dillo. E che cazzo! E lì eh, tutti quanti. oh, 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 oh mio dio! Oh, ha detto le parole brutte. Ha detto, ha detto, ha alzato la voce. Ah, ah 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 ah. Hanno avuto tutti quanti uno scompenso. Metà della gente è svenuta, no? E, però dopo insomma Carlo l'ha portata via e le ha fatto non a botte ovviamente perché Carlo non l'ha mai picchiata però le ha fatto un cazzatone insomma bello grosso ecco in tutto questo Carlo nei confronti di Diana ha fatto veramente schifo però la storia d'amore tra Carlo e Camilla è notte... cioè un po' devo dire che mi è emozionato cioè della serie sempre eh, il primo amore che non si scorda mai e non, ha mai, non è mai stato innamorato di, 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 di nessun'altra quanto di lei, quindi cioè, non lo so, è, un, è una forma d'amore che non ha potuto seguire il suo naturale corso. Per eh, voleri esterni, ma alla fine ce l'hanno fatta. Comunque, lei poi nel libro sfoga anche tutto il malessere dovuto allo stalking dei giornalisti dei paparazzi che la facevano vivere effettivamente nell'ansia nell costante della persecuzione, cioè atti persecutori. Io non so se un ad oggi una professione può davvero permetterti di essere. Uh, al sicuro legalmente dopo atti persecutori e stalking perché questo è quello che fai anche se lo fai per lavoro attenta frega un cacchio di quella persona lì eh, però cioè, è un reato mi chiedo ad oggi una persona um, come Diana un'altra persona famosa ha tutele in più o sono liberissimi di comportarsi così quando vogliono cioè, mi chiedo per esempio anche le famiglie degli assassini Uh, che vengono inseguite anche dai nostri giornalisti italiani per strada o vengono molestate in continuazione appena escono di casa cioè gli facciano le poste ad Anna Corona per esempio la cattiva di Denise Pipitone o a cioè, tantissimi quando sono sospettati poi no? E alla fine, colpevole o non colpevole, comunque tu sei vittima di atti persecutori. E io mi chiedo: io glielo chiedo poi al mio avvocato ai miei avvocati così mi daranno una risposta e ve la posso dare io. Questa risposta ci vorrebbero delle tutele pesanti per queste, per queste cose. Ok, quindi parla di tutto questo anche nel libro parla della sua ansia da prestazione anche ad ogni evento pubblico, ma anche ogni volta che doveva essere presente, compresente agli altri familiari della famiglia reale perché eh, si sentiva sempre sotto giudizio ed era sempre costantemente criticata in malo modo, cioè le davano veramente del vaso rotto, le davano della pazza, le davano della inadatta, inadatta disadattata, cioè gliene davano di tutti i colori. Poi, all'interno di questo libro, ehm, Diana parla anche della malattia, parla del fatto che durante l'intero matrimonio lei ha vissuto nella eh, più profonda depressione, si sentiva ammalata, cioè lei dice proprio mi sentivo malata, sentivo di avere una malattia fisica, per quanto in realtà non era così, avevo una malattia mentale, che però ovviamente andava a um, somatizzare, perché lei non dormiva, non mangiava, disregolava, si tagliava e praticamente sveniva, spesso e volentieri, e quindi era proprio come se fosse malata. Tanto che vi racconto un episodio, nel 1986 Carlo e Diana vanno in Canada per visitare l'Expo e appena entrano, poco dopo, Diana sviene. Sviene per qualche minuto, crolla a terra. Niente di grave, però insomma, eh, il portavoce della famiglia reale che deve dare una spiegazione e giustificazione accettabile. Dice che Diana aveva avuto un malore dovuto al caldo e alla fatica del viaggio. Niente di incredibile. Ma in seguito Diana chiarì e svelò che quello svenimento era stato causato dai suoi disturbi alimentari perché non aveva mangiato niente per giorni. E aggiunse anche che il caro maritino eh, Carlo invece di offrirle aiuto. Appena si era svegliata, la prima cosa che le aveva detto è stata rimproverarla perché non aveva avuto il buon gusto di svenire in privato anziché davanti a tutti. Cioè, a me sembra di leggere le fiabe dell'orrore. No, eh, no, il matrimonio principesco eh, da favola, la principessa del primo. E sembra veramente di leggere. vede presente quando all'inizio nelle fiabe c'è la povera orfanella maltrattata? Così, vi giuro, così. Tra l'altro, Diana racconta nello specifico dei suoi tentati suicidi. Ne ha fatti cinque. Il primo buttandosi dalle scale, il secondo tagliandosi i polsi, il terzo, facendosi lungo. Tagli lungo tutto il corpo, poi non so eh, gli altri due, ma penso più o meno dello stesso tipo, e dice che eh, questi suoi suicidi servivano semplicemente ad attirare l'attenzione di Carlo. Quindi, anche qui, quando lui non voleva ascoltarla, lei arrivava a tentare il suicidio, ma comunque non otteneva l'ascolto di. Di Carlo, ecco, questo sarà il momento nel quale lei viene affidata agli psichiatri di corte che però anziché farle una dovuta psicoterapia perché sennò no chissà cosa poteva raccontare questa, chissà cosa poteva venire fuori, e eh, poi dopo le responsabilità di chi sono loro non facevano altro che darle delle pillole per farla dormire. E lei dice in un'intervista, cioè in uno di questi nastri che, con cui fare il libro, lei dice. Ah sì, e poi questi qui potevano andare a dormire tranquilli che anche oggi la principessa non avrebbe ucciso nessuno. Perché proprio la consideravano una pazza. Pazza. Diana tra l'altro parla anche a lungo della sensazione di essere controllata e costantemente manipolata dalla famiglia reale che cercava sempre di cambiarla e la considerava uno scarto, un vaso crepato. Tuttavia... Diana si è sempre resa conto di questa grande opposizione. Cioè, da una parte c'era la famiglia reale che gli diceva tu non vai bene, sei sbagliata, sei un vaso crepato, uh, non, non sei adatta al tuo ruolo. Ma d'altra parte lei si rendeva conto di essere la più amata dal popolo, la più amata di tutta la famiglia reale e probabilmente la più amata di tutte le principesse esistite da quando ci sono, insomma i media a raccontarlo aveva anche compreso che c'era molto probabilmente all'interno della famiglia reale non una vera intenzione di migliorarla perché lei non andava bene ma c'era una intenzione di controllarla limitarla anche per limitare quello che era il suo successo perché con il suo successo lei splendeva così tanto che la, eh, il resto della famiglia poi. Scusate, mettiamo una foto sua. Il resto della famiglia poi rimaneva adombrata, adombrata dalla sua luce. Quando uscì il libro, che raccontava tutte queste indiscrezioni, la famiglia reale si sentì tradita. In particolare la eh, regina si è sentita tradita, Elisabetta è andata su tutte le furie. E quindi chiese anche a Diana se ne sapesse qualcosa. E lei disse: No, no. Assolutamente no, io non so nulla. E questo giornalista, che tra l'altro io ammiro infinitamente perché è stato fedele fino all'ultimo, anche quando non gli conveniva. Perché cosa succedeva? Che tutte queste voci, cioè questo libro che è stato scritto era estremamente verosimile, ma Diana continua a negare di aver dato lei quelle informazioni. Quindi in moltissimi attaccavano. Eh, lo scrittore dicendo: Ma tu hai scritto delle baggianate, cioè non hai. non ti basi su delle fonti reali, quindi potresti esserti inventato tutto. Ti sei inventato tutto quello che dici non è vero. E lui avrebbe potuto veramente in un secondo far pubblicare le cassette, gli audio che gli erano stati consegnati, dove Diana parlava con la sua voce e diceva tutto quello che lui aveva scritto. Ma non lo fece. Non lo fece perché Diana gli ha sempre detto che eh, doveva rimanere un segreto fino almeno alla sua morte. Quindi lui fu estremamente corretto. Una macchina da segreti assurda perché la famiglia reale, né cioè, nessuno ha mai scoperto che c'era Diana dietro al libro. Nessuno. Bellissima. Veramente bellissima questa cosa. All'interno del libro, la uh, Diana parla anche dell'invidia del principe Carlo nei suoi confronti. Come prima vi accennavo, Carlo era molto infastidito dall'attenzione che era tutta su Diana. E quando invece c'era anche lui, il popolo, lui non se lo cagava e erano tutti per Diana. Volevano tutti toccare lei, abbracciare lei, stringere la mano a lei. E di Carlo, vabbè, se ne sbattevano abbastanza. Quindi Carlo si sente messo in disparte, non si sente più lo sborone come prima. E questa sua rabbia l'avrebbe manifestata apertamente con lei, cioè proprio dicendole: Smettila di essere così, io non sopporto più questa cosa. Se gli avrebbe detto proprio. E in più la sfogava con ironia, come dicevo, la sfogata durante un discorso. Eh, con ironia, cioè, lui a un certo punto ha detto: ah, 'Beh, mo, allora a questo punto mi conviene prendermi due mogli, così una la tengo da un lato e una dall'altro. Poi io devo solo stare in mezzo a, a, a come, come ha detto a gestire le operazioni, una cosa del genere'. Questo perché lo disse. Perché quando loro passavano con la macchina, sulle, fare le, le loro parate, no? Sul, Sull'automobile decapottata, il popolo era tutto schierato o alla destra o alla sinistra della strada, no? E non potevano sapere prima se Diana si sarebbe seduta a sinistra o a destra. Quindi quelli che erano dal lato in cui era seduta Diana erano tutti contenti. Mentre quelli che erano sul lato dove era seduto invece Carlo. Continuava a dire: Sono dal lato sbagliato della strada! No, siamo dal lato sbagliato della strada! Cioè, provate a pensare, Carlo, come poteva rimanerci? Cioè, lui tutto sboronciolone, eh, tutto. Um, come dire narci che ho sempre assaggiato attenzione che si vede il popolo dire no siamo dalla parte di Carlo che palle cioè, veramente che brutto <ride> che brutto vi consiglio se volete sentire la voce stessa di Diana che racconta questi fatti che ci sono proprio i nastri c'è un intero documentario del National Geographic che io ho trovato su Amazon Prime solo in inglese questo è in inglese quindi Datevi pace! È a pagamento, ma è veramente bello perché praticamente è tutto il libro raccontato, ma è dalle parole di lei: cioè si sentono proprio le registrazioni di lei. E anche come dice le cose, secondo me, trasmette davvero molto di più che leggerle. In risposta, diciamo, a questo libro scandalo, il mirror fece uscire il cosiddetto Squid Gate, per smerdare Diana. Ovvero una conversazione tra Diana e un suo caro amico con cui aveva questa relazione clandestina. E questo amico la chiamava Squiggy, questo amico amante la chiamava Squiggy per uh, così come soprannome. Che tra l'altro io penso sempre ma. Mh, calamarino, non lo so. In quelle registrazioni tra l'altro si poteva sentire Diana che parlava malissimo eh, della famiglia reale Appellava la famiglia come la famiglia di merda Quella famiglia di merda Cioè proprio sboccatissima tra l'altro e, e quindi insomma uscì tutto questo anche scandalo per eh, come dire parare Pararsi un po' Dal colpo del libro. Il problema è che al popolo, anche se eh, gli parlavano male di Diana, eh, quello che ha pensato è stato: Eh, te credo, te credo che diceva famiglia di merda. È una famiglia di merda, ce l'hanno trattata di merda, famiglia di merda. <ride> e c'aveva una relazione clandestina con uno che la chiamava Squiggy. Eh, vabbè, cioè, abbiamo Carlo che vuole essere un Tantax. <ride> cioè, quindi non, non sono riusciti nell'intento, non riuscivano minimamente a contenere. L'amore e la devozione che il popolo aveva nei confronti di Diana. Ecco che a questo punto può diventare credibile, verosimile, che sia stata opera della famiglia reale un, un complotto no, per uccidere la principessa proprio perché non avevano più armi e strumenti per contenerla. In più, si era fidanzata con questo super mega ricco e potente. Figlio eh, del proprietario di Erz e lì lei poi avrebbe preso il volo verso l'indipendenza e oltre e chissà che cosa avrebbe potuto fare. Allora c'è il mistero poi delle lettere. Adesso entriamo nella fase complotto, entriamo nella fase true crime, ipotesi true crime. Due anni prima della sua morte Diana aveva predetto. La sua morte. Aveva scritto, si era, sì, era recata dal suo avvocato. Questo due anni prima della morte, nel 1995. Sì, va dal suo avvocato, tale Lord Mission, e ehm, gli consegna delle memorie. E in queste memorie lei scrive che eh, teme per la sua vita, si sente in pericolo di vita e che ha la netta sensazione che suo marito Carlo. La farà uccidere tramite un incidente stradale, forse con la manomissione dei freni, e che lo farà passare per un incidente. Brividi? No, raga, pelle d'occa, sta roba da pelle d'occa. Ma sentite cosa succede dopo. La consegna all'avvocato perché la tenga custodita in cassaforte e non ne faccia parola con nessuno. Il suo avvocato, alla sua morte, quindi molto responsabilmente, corre. Velocissimo a Scotland Yard e va dal capo di Scotland Yard, ovvero la polizia, e gli consegna questo scritto. E gli dice: Cioè, qua c'è qualcosa che non quadra, bisogna assolutamente indagare. Cioè, com'è possibile che lei già lo sapesse, no? E il capo di Scotland Yard ha preso questo scritto, lo ha chiuso in una cassaforte. Non lo ha mai dato in mano agli altri inquirenti sotto di lui per fare le indagini. Mai dato in mano neanche agli inquirenti francesi. Non ha mai fatto sapere di questa cosa ai familiari di Diana. Neanche William Harry ne erano a, a, a conoscenza. Cioè, neanche i bimbi. Che ne vennero a conoscenza solo quando è diventato pubblico molti anni dopo. Ragà, questo è assurdo effettivamente. Cioè, perché dovevi tenerlo così segreto? Perché neanche alla famiglia l'hai dato? È una coincidenza che lei ci abbia indovinato? Ok, eh, ma se è una coincidenza allora a questo punto non hai niente da nascondere, no? L'avvocato non voleva mettersi nei maroni, proprio nessuno. L'avvocato ha detto io il mio dovere l'ho fatto, non vengo pagato per fare altro, quindi... Beh, giustamente, raga, eh, non è che sono tutti disponibili a immolarsi per la giustizia. Più molti hanno pensato che lei fosse paranoica che lei fosse veramente, diciamo, eh, quasi delirante e che magari, cioè, capito, vedendo l'incidente di Grace Kelly, subito dopo allora le è venuta questa fantasia. Dico no, perché sono passati tanti anni, dieci anni praticamente, quindi non credo che sia stata condizionata da quell'evento lì. L'avvocato e il capo della polizia, quando verrà fuori questa verità, ovviamente vengono intervistati, insomma, gli viene chiesto perché non avete dato peso a questa premonizione importantissima, e loro rispondono, avvocato compreso, rispondono che sapevano che Diana era paranoica e che aveva un disturbo mentale e quindi quelle non erano cose da tenere in considerazione. Ma attenzione! Diana aveva scritto anche una seconda lettera! Non solo ne aveva consegnata una all'avvocato, ma tanto per essere ancora più sicura, Aveva scritto una seconda lettera con lo stesso contenuto e pochi mesi prima di morire l'aveva data in custodia al suo maggiordomo di fiducia, Paul Barrell, che è stato tra l'altro l'unico dell'originale servitù a rimanere con lei dopo il divorzio, quindi fedelissimo. C'è scritto, un pezzettino di questa lettera c'è scritto «Sento che questa è la fase più pericolosa di tutta la mia vita». XXX, non l'hanno mai... Pubblicato questo nome, sta pianificando un incidente con la mia macchina, un guasto ai freni e un grave trauma cranico per aprire la strada al matrimonio di Carlo. Forse XXX era la regina, perché comunque non, non, non hanno mai svelato il nome. A partire da queste stranezze ma non solo, sono nate eh, diverse teorie sulla morte di Diana, che ovviamente vedevano tutte implicato un omicidio. La più famosa teoria, diciamo quella che è stata più seguita e credibile effettivamente, è quella che, vede, che prevede il coinvolgimento delle MI6, che sono, detta proprio così, a grandi linee, tipo i, i servizi segreti britannici, ok? Cioè sono tipo i servizi segreti. E ehm, questa teoria comincia a circolare dal 98, messa appunto da Mohammed Al-Fayed, ovvero il padre di Dodi. Era, era il maggiore sostenitore, nonché il fautore, ecco, di queste teorie. Anche perché ricordiamoci che Al-Fayed era, era un uomo potentissimo, ricchissimo, ma era anche il padre di Dodi, cioè lui ha perso un figlio in quell'incidente. Quindi non è solo una questione di complottismo o non complottismo, cioè anche capire e avere giustizia perché ha perso un figlio dalle sue idee. Dice che Henry Paul in realtà non fosse ubriaco. Dice che era impossibile che lo fosse perché c'erano le sue guardie di sicurezza con lui, soprattutto insomma, quella che è eh, la guardia che è sopravvissuta, e un, un, non avrebbe mai permesso a questo qui di guidare ubriaco. Quindi lui dice, cioè, avevano la aveva scorta, c'erano lì tutte le guardie di sicurezza. Questo qui ti sembra che possa mettersi alla guida ubriaco quando loro devono badare alla sicurezza, alla sopravvivenza no, della principessa e di Dodi? Cioè, è la prima cosa che ti dicono: ti vedono che barcolli e ti metti al volante a guidare la macchina della principessa. Stai scherzando? Dagli esami tossicologici che ripeté, sul corpo di Henry Paul, il team di uh, Alpha Yed emerse che effettivamente aveva 20, il 20% di monossido di carbonio nel sangue, che è una quantità che non gli avrebbe minimamente permesso di guidare né tantomeno di camminare né di stare in piedi. Quindi il fatto che nel corpo fossero trovate queste quantità, magari le hanno iniettate dopo per farle ritornare dai tossicologici. Può anche essere, cioè, se questi segreti sono in gradissimo di fare una roba del genere. Al-Fayed era anche convinto che le autorità francesi stessero effettivamente nascondendo qualcosa e che soprattutto, eh, volenti o nolenti, avessero fatto enormi errori durante le indagini. Quindi decide di avviare un'inchiesta a sue spese per conto suo. Da subito è emerso che le autorità francesi non avevano neanche delimitato la scena del crimine. Non da subito perlomeno. Quindi non solo la macchina e i relativi corpi eh, incastrati nelle lamiere erano alla merce di tutti i paparazzi che facevano le foto, ma lo erano anche i curiosi che avevano tranquillamente accesso. Al, al punto dell'incidente. Ora, mettetevi nei panni di persone che eh, esalano, eh, stanno esalando i loro ultimi respiri. E l'ultima cosa che vedono è la gente curiosa che li guarda così i fotografi che gli fanno le foto. Ci cioè, provate a pensare allo stato d'animo di Diana, che è scappata tutta la vita eh, dai fotografi che gli hanno rovinato la vita ma sul serio, che come ultima immagine. Prima di perdere i sensi, vede uno che gli pianta un obiettivo in faccia. Scoprono che l'errore fatale è stato il mancato soccorso immediato. Perché? Come vi dicevo prima, ci è voluta mezz'ora per estrarre il corpo di Diana dalle, dalle lamiere. Ci hanno messo altri 20 minuti per partire verso l'ospedale e come hanno impiegato questi 20 minuti mh, non si è capito benissimo, ma probabilmente è stato il momento del. Della rianimazione cardiaca, inoltre l'ambulanza non poteva andare veloce perché eh, qualunque scossone, qualunque magari buca rischiava di uccidere la principessa. Quindi l'ambulanza doveva andare piano piano e ci misero 25 minuti a raggiungere la sala operatoria. Come vi ho detto prima, dal momento dell'impatto alla sala operatoria passano quasi due ore. E quindi eh, le emorragie interne erano troppo estese per poter essere salvata. Ma se fossero stati più veloci, lei si sarebbe salvata di brutto perché vi ripeto questo punto? Perché alcuni sostengono che questi ritardi siano stati fatti apposta. Per esempio, non è, stato chiamato una... non è stata chiamata lei di ambulanza: mi sembra assurdo che in un caso di questo tipo, <ride> dove muore, sta morendo un'icona mondiale, internazionale non chiamano lei il soccorso. Boh, anche lì forse c'era poca spinta nell'impegnarsi a salvarla. Potevano salvarla, potevano salvarla infatti. Al-Fayed, comunque, eh, era convintissimo che a provocare l'incidente fossero stati appunto i servizi segreti inglesi Collusi con le autorità francesi, quindi si sono messi d'accordo. Le autorità francesi, ovviamente, non hanno fatto le dovute indagini e andano a nascondere quello che poi ha, con, ha combinato i servizi segreti inglesi. Ci sono dei testimoni. Ad un certo punto, durante le indagini, appare questo testimone oculare, tale François Lévistre, che eh, diceva di trovarsi nel tunnel quella notte. Lui sosteneva che c'era una moto che viaggiava dietro la Mercedes, sulla quale era la principessa. E questa moto si comportava in maniera molto tallonante verso la, la Mercedes. Cioè, gli stava attaccata al culo, sostanzialmente, tallonava. E quindi la Mercedes ha dovuto accelerare per liberarsene. Ma poco dopo la, la moto li ha superati e quando gli, la moto li stava superando, il testimone ha visto una luce molto molto intensa, una luce accecante. Poi dice che si sentì un forte rumore e poco dopo vide la Mercedes impattare contro il pilastro e la moto è schizzata fuori dal tunnel. Quindi nonostante sapesse, perché anche se succede tu, alle tue spalle la vedi una scena del genere, la moto è comunque andata. Questo uh, flash gigantesco, cioè questo lampo di luce uh, gigante, esatto. Albe, ah, anch'io avevo pensato che magari poteva essere effettivamente una, così, una macchina fotografica. Però lui dice che non era una luce come una macchina fotografica. Dice che era molto più intensa, che proprio era in tutta la galleria, no? Tipo un sole che esplode improvvisamente. Ma in galleria col buio è eh, sì, effettivamente sì. Potrebbe aver confuso un flash. Eh, ci sta, ci sta. Macchina fotografica con flash iperpotente. Può esserci, può essere che lui effettivamente abbia visto un flash. Ora spunterà poi un uomo di nome Richard Tomlinson, che è un ex agente dell'MI6. Che racconta ad Al-Fayed che l'intelligence inglese aveva dei metodi di omicidio veicolare e utilizzavano la luce di un laser che accecava la gente. Praticamente, lui racconta ad Al-Fayed che durante una delle sue missioni aveva assistito all'intavolamento di questo esatto omicidio nei confronti del presidente jugoslavo Slobodan Milosevic. Era in piano di, di ucciderlo proprio con questo, questo laser, ok? È interessante, è interessante. Solo che anche qui è tutto un sentito dire. Cioè, chi ci dice che questo, eh, che già cioè, è anche molto un gioco del telefono, questo Richard Tomlinson sia effettivamente, eh, abbia davvero partecipato a questo tentato omicidio del presidente Jugoslavio, jugoslavo? Boh. Comunque, eh, ok. Alfa Yed comunque dopo tutte queste testimonianze si convince, si convince della, del, insomma, del fatto che ci fossero i servizi segreti di mezzo e nel 98 fa uscire tutta la sua inchiesta che ovviamente attira tantissima attenzione. Secondo lui il movente risiedeva nella relazione tra Diana e il figlio Dodi perché Insomma, erano appena usciti gli scoop sulla loro relazione. Diversi giornali speculavano sul fatto che stessero per sposarsi. In particolare, Dodi era stato paparazzato in una gioielleria mentre sceglieva un anello di fidanzamento. Quindi è molto probabile che Dodi stesse per chiedere la mano di Diana. Secondo la famiglia reale, però, Diana non avrebbe mai dovuto ricostruirsi una vita. Soprattutto non con un uomo musulmano, potentissimo, ricchissimo, che le avrebbe dato una nuova vita e autonomia, ma soprattutto perché poi questo musulmano eh, sarebbe diventato il patrigno dei principini. Io, ragazzi, cioè, sono come dire sono un po' confusa perché ci sono un sacco di robine che tornano effettivamente. Eh, rispetto all'omicidio, cioè ci sta, però sono tutti davvero ci circostanziali, cioè, non c'è una prova che sia una che sia una prova che porta avanti qualcosa, no? E per di più mi sembra veramente strano che uccidano la principessa in un modo in cui lei sarebbe potuta sopravvivere, perché le bastava mettere la cintura e sarebbe sopravvissuta. Cioè, solitamente quando fanno questi lavori li fanno fatti bene. E quindi mi risulta strano che abbiano provocato un incidente che poteva non essere mortale, bastava che avesse la cintura o fosse no, andata in un minimo... in modo un po' diverso. Cioè, non è che per forza un, un incidente stradale ha come esito la morte. Cioè, guardate me! <ride> e quindi anche provocare un incidente bisogna farlo in un certo modo per avere la certezza che chi, chi è dentro muoia Al-Fayed inoltre dichiarò che Diana stessa gli aveva confidato di essere incinta di Dodi questa teoria che Diana era incinta di Dodi e questo sarebbe stato un grosso problema per la famiglia reale effettivamente però... Ci sono diverse smentite riguardo a questo. Um, era una, una voce anche che girava, magari in certi tabloid. C'è la migliore amica di Diana che disse di aver passato con lei eh, ad agosto, quindi lo stesso mese in cui poi era morta, era con lei a fare le gite in barca. E ricorda di aver assistito proprio al ciclo di Diana. Quindi, se aveva il ciclo, per ovvie ragioni, non era incinta. E lei ci giura proprio mano sul fuoco, eccetera. Eh, in più dagli esami, insomma, da, pare che non lo fosse. Però attenzione: perché anche qui uno dice: va bene, vogliamo toglierci il dubbio? E riesumiamo la salma. È peccato che non si può fare, raga. Perché il corpo di Diana è stato imbalsamato prima dell'autopsia. E io qui mi chiedo: ma tutto bene? Cioè, in che senso è stato imbalsamato prima dell'autopsia? Cioè, come fai a fare l'autopsia su un corpo imbalsamato? Cioè, non ti dà più dati attendibili come prima. Cioè, puoi vedere gli organi, ok, ma. Come fai? E invece sì, è stato imbalsamato per etichetta, raga. Per etichetta. Tra l'altro, questa eh, autopsia è stata condotta assolutamente senza consenso della famiglia Spencer. Hanno fatto quello che volevano con la salma sostanzialmente, senza nemmeno chiedere consensi o pareri della famiglia dei genitori, no? Di Diana. E insomma, perché l'hanno imbalsamata così in fretta? Perché. Siccome stavano arrivando i parenti uh, di Diana per poi no, mh, vedere la salma, loro dovevano presentargliela assolutamente perfetta e al meglio. Quindi anche l'autopsia veniva dopo: prima l'etichetta, poi l'autopsia. Comunque, la Fayette era ovviamente convinto che questa imbalsamazione fatta in fretta e furia. Fosse fatta proprio per evitare che si potesse scoprire questa gravidanza. Anche qui. Oh, sono tantine eh, le cose che tornano messe tutte insieme. Poi emerse un altro indizio. Henry Paul era il responsabile della sicurezza di questo hotel, no? Di questo hotel dove loro risiedevano. È uno degli hotel più sboroni di tutta Parigi, dove soggiornavano persone potentissime che arrivavano da tutto il mondo. Le conversazioni. Tra queste persone, ospiti dell'hotel, sono molto preziose per lo spionaggio, no? E infatti Henry Paul era anche un informatore delle MySix. Almeno questa cosa appare sul suo fascicolo. Una volta morto si è scoperto che era un informatore delle MySix. E questo, questo veramente è... Pazzesco! E quindi che cosa ha fatto questo? cioè eh, Sostanzialmente, eh, se vogliamo vederci il coinvolgimento delle My Six che sta effettivamente delineandosi abbastanza credibile. Questo ha firmato la sua condanna a morte. Cioè, per eh, eh, come dire provocare l'incidente, poi ha perso la vita anche lui. Però anche qui io mi domande e chiedo. Va bene che negli anni 90 non c'era la cultura della sicurezza in macchina come oggi. Ma io mi domande e chiedo. Un informatore delle MI6 che sa che sta per andare a provocare un incidente nella stessa macchina dove c'è anche lui, per uccidere due persone in macchina con lui. Ma non te la metti neanche una cintura. Cosa fai? Il kamikaze? Esatto. Fai il kamikaze? Mi sembra strano. Io, in tutta questa visione. Um, Diciamo del complotto per uccidere la principessa, ci credo moltissimo per le motivazioni, ma non ci credo per certi dettagli che non, non mi sembrano fatti da professionisti. Comunque, si dice anche, si dice, cioè si sa, che il giorno della sua morte, Henry Paul era sparito per più di tre ore durante la giornata. E lo cercavano tutti in quelle tre ore, ma nessuno lo aveva trovato. Quindi Alfayed è giunto alla conclusione che magari ha incontrato qualcuno delle My6 per organizzare la morte di Diana. Altro dato, eh, indizio veramente effettivamente schiacciante, come dice Lorenzo, pazzesco, che ci sono dieci, c'erano all'epoca, adesso ne saranno di più, dieci telecamere che erano puntate eh, sulla strada nel tragitto tra l'hotel. E il luogo dell'incidente. Secondo voi, quante telecamere funzionavano quella sera? Che poi, tra l'altro, erano telecamere per le multe. Quindi erano telecamere utili al, a, alla città di Parigi perché si facevano i big money con le multe e sarebbero state utilissime perché avrebbero di certo fotografato. E multato anche Henry Paul, visto che andava così veloce. Bravissimi, avete indovinato. Su 10 telecamere nessuna era in funzione. Nessuna stava mettendo in evidenza problemi della famiglia reale al mondo in maniera reale e ovviamente credibile. Quindi era un problema, un ostacolo ancora più fuori dalla famiglia. Sì, che poi tra l'altro non è che non uscissero mai degli scandali eh, sulla famiglia reale, ne uscivano. Ma il problema è che loro sono sempre riusciti a ignorare il problema, quindi non rilasciare dichiarazioni, fare finta che non fosse successo niente e che gli scoop si sgonfiassero da soli. Ma quello che ha fatto Diana non era un semplice scoop. Quando poi è morta... Cioè, raga, eh, la gente ha cominciato a credere ancora di più a quello che lei diceva. Credo che con la sua morte abbia fatto ancora più danno. Perché poi, se tutti quanti si sono convinti che sia stata la, la, la famiglia reale... Ai ai ai! In più lei lo scriveva nelle lettere. A di ciò, torniamo un attimo al nostro Henry Paul... Forse, in for, eh, come dire, informatore dell'MI6 che forse aveva organizzato tutto. A sostegno di questa tesi, quando eh, viene ritrovato il suo corpo nelle lamiere, aveva con sé una grossa quantità di denaro in contanti e in più aveva 250.000 dollari depositati in banca. Era una cifra importante, considerato che lui guadagnava 35.000 dollari l'anno e quindi non si spiegavano dove avesse preso tutti questi soldi, magari li ha presi per appunto uh, fare questa missione omicida e omicida suicida per Diana o provenivano da altre parti, ma torniamo alla 1 bianca, dopo 8 anni ancora non si sapeva niente di chi fosse al volante di quella misteriosa Fiat 1 ma Mohammed al fayed con uh, ovviamente tutti i suoi la sua inchiesta privata, i suoi investigatori, eccetera, ce l'hanno fatta. Ce l'ha fatta e lo ha scovato. Si chiama il conducente si chiama James Alderson ed è un era un fotografo freelance francese che si trovava lì Ovviamente perché c'era da fotografare Diana, questo uh, James Alderson nel maggio del 2000, cioè, oltre a essere un personaggio tutto a sé, ma la cosa più diciamo, la prova più concreta, più credibile ecco per tutto questo complotto, è che nel maggio del 2000 viene trovato morto in un'auto completamente bruciata, quindi di lui rimaneva veramente poco, anzi hanno fatto fatica a raccogliere qualcosa che potesse dargli il DNA, in una zona isolata nel, nel sud della Francia. La sua morte viene immediatamente archiviata come suicidio, cioè non fanno neanche indagini, niente, ma la scena del crimine presentava un sacco di contraddizioni. Aveva dei fori di proiettile in testa. Già, tu mi dici fori di proiettile e non foro di proiettile? Già, insomma, abbiamo già finito di parlare. Ok? Eh, uno non si spara due volte in testa, mi sembra molto strano. Ma eh, non c'era nessuna pistola. E anche lì eh, le pistole sparano e scompaiono. Qualcuno deve averla portata via. Altra cosa, la macchina era chiusa originariamente, per quanto ovviamente distrutta dall'incendio, ma era chiusa a chiave, e le chiavi non si trovano. Cioè, poi ve lo sto facendo molto breve perché, sennò, sarebbe un altro true crime eh, di cui parlare, ma. Questa cosa, insomma, non viene considerata chiuso tutto veloce, pa, 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 chiuso, suicidio. La cosa incredibile, e forse il motivo per cui hanno anche chiuso tutto così veloce, è che lui aveva dei legami ben noti con i servizi segreti inglesi e francesi. Anche lui con le MI6, anche lui con le MI6. E la polizia francese in realtà era sulle sue tracce anche prima che il suo nome uscisse. Infatti, gli inquirenti lo interrogarono e gli chiesero se lui era lì quella notte, se era lui a guidare la 1Bianca. Lui rispose di no. Lui disse che quella notte si trovava in Corsica e che dormiva con uh, sua moglie, non poteva essere lì. E gli inquirenti hanno controllato e a loro parere. Lui diceva il vero, non si, non, non si trovava assolutamente a Parigi. Il problema è che Elderson poi si è fregato perché ha detto una bugia, diciamo, alla polizia, agli inquirenti, o oh, gli inquirenti per non farlo risultare lì hanno finto tutto questo, mm. hanno manipolato anche l'interrogatorio per dargli un alibi. E escluderlo da ulteriori indagini. Il problema è che Alderson è stato poco furbo perché aveva confidato a diverse persone, tra cui uno scrittore, di essere stato lì presente nella galleria quella notte. La notte della morte di Diana. Anche lo scrittore al quale lui aveva confidato uh, questa cosa è morto. Anche lui in un incidente stradale strano. Non so di più di così. Comunque tutti quelli che avevano a che fare con: muoiono, muoiono così cadono come mosche. Sicuramente Elderson aveva qualcosa da nascondere, ma sicuro, sicuro, sicuro. Ma magari quello che aveva da nascondere, visto che lui era un noto collaboratore dei servizi segreti, sia i francesi sia inglesi. Quindi non credo che il segreto più grosso della sua vita fosse come uccidere Diana. Magari era implicato in. Missioni, in affari, in indagini, in robe molto più importanti, molto più delicate e segrete, top secret. Quello, quindi forse, magari è stato messo anche a tacere per altri segreti di stato. Ripeto, io, eh, come dire, la motivazione, cioè il movente, i mezzi e l'opportunità ce l'avevano queste persone, le MI6 soprattutto, che poi siano stati mandati solo dal governo o anche dalla famiglia reale o meno, si parte ovviamente da, da chi può essere stato, MI6, ok, agenti delle MI6, perfetto. Io quello che non, non lo so, ehm, ci sta, cioè ci sta in piedi questa cosa qui, ci sta il, il motivo, il fatto, il come, più o meno i personaggi coinvolti ci sta, però ci sono troppe, non lo so, troppe poche cose reali, corre, tangibili. A parte, effettivamente, cacchio, quella cosa, cosa delle telecamere è pazzesca. Ecco, i ritardi nel soccorso: me, non lo so, non, non sono molto convinta, anche perché poi lei eh, è stata anche rianimata. Cioè, scusa, ma. Se tu vuoi far morire una persona nel modo più veloce possibile, stai rallentando tutto, la rianimi per farle ribattere il cuore, e trasportarla in ospedale. Quello che è la mia fantasia è che loro volessero ucciderla. Cioè, ci fosse in piano di ucciderla, ma lei li ha ninjati tutti. A me fa strano uh, che anche Harry pensi che sia stata la famiglia. Questo è veramente strano, questo è veramente, veramente strano. Boh, magari vediamo adesso che mh, la regina non c'è più, magari possono dire qualcosa in più, possono esprimersi un po' di più.